Vuoi fare l'affare della tua vita? Hai mai pensato di metterti in proprio? Il bar Note di Caffè, caffetteria, punto pranzo, primi e secondi piatti, è in vendita. Ottimo per conduzione familiare, trattativa privata. Locale di 80 metri quadri, ben avviato. Bar, caffetteria, punto pranzo, primi e secondi piatti, panini e tanto altro. Se siete interessati per maggiori informazioni, non esitate a contattarci allo 055 051 6575. Trattativa privata. Questo programma vi è presentato da il gruppo Bilderberg, la BCE, la Trilaterale, i Rettiliani, Nibiru, gli antivaccinisti in genere e le scie chimiche, con lo speciale patrocinio del gruppo Monsanto. E vegani? Le incursioni barbariche, il programma che non c'era. Contenitore di larità musical culturale con Alex Baracani, Daniele Bronzi, Pierpaolo Pini e Riccardo Pini. Scritto a braccio e anche coi piedi. Musiche degli Alien Roy Group. Buonasera, Riccardo. Eccoci, pronti. Dov'è? Prontissimi. Buonasera, buonasera. Stavi facendo vedere... sì. Prendi sì, sul sì. microfono, Alex. E uno te lo dai a Francesco. Perché abbiamo ospiti. E poi sono sempre quelli dell'ultimo secondo. Anzi, del millesimo di secondo. Chi? Riccardo? No, Riccardo è innocente. Qual è? Bianco? Fammi sentire. Succede, voglia. Ci siete? Sì. Poi Francesco, buonasera. Francesco. Siamo tutti collegati. Buonasera. Serata di ospiti. Ha visto? Guarda, sono rimasto, ho detto, dopo avergli seguiti sulle loro pagine Facebook, che hanno girato praticamente il mondo, sono stati girati dappertutto. Hai capito, siamo qua. Avete fatto benissimo, è sempre un piacere. No, infatti, anche per noi, anche se sta una settimana di quelle, vabbè, mareggiate, vabbè, volevo fare anche surf, lasciamo fare. Non era proprio bello. Settimanina buona. Sì, no, ha fatto i bis, lo vedi il bagno? La porta verde. Sto piano un'altra volta. E se no non mi diverto mica. Allora vuol dire che c'era rimasto dell'altra roba no, più no, su. Hanno rimediato. Comunque non sono solo. Che hanno rintasato un'altra volta? No, era bene. Il tubo che era sparito... Ma Francesca... Scusa Francesca. Il tubo che è sparito era praticamente tolto. Chiacchiera un po'? Chi parla? Non ti sento. Guarda se c'è off sul... È acceso. Maledetto microfonino. È acceso. Ecco. Ora c'è buonasera, Ci siamo tutti, ora siamo tutti. Sono talmente rincoglionito che la sto chiamando Francesca. Ma eppure si chiama come la mia ex, 21 anni di Nadia, me la ricorderò. Ah sì? Bene. No, è perché detto si anche... dimenticato, perché fa di tutto per dimenticare. Ecco perché non sei ricordo. Ma perché? Non la racconta, giusta. Infatti, no, vedi, vedi, e poi beve anche per dimenticare, perché sei arrivata te che sei Nadia. Ma non è vero. Capito? Sì. È tutto collegato. Ah, sorsettino di birra fresca. C'è anche la canzone Ruggeri, bevo un sorsettino. No, per ricominciare e poi vengo a lavorare o di Baccini. Di ieri. Forse Baccini. Baccini, bevo che ce lo vedo meglio su questo stile qua. Insomma, Francesco, che state combinando te e Nadia? Nadia, Francesco, tante... Francesco e Nadia. tante belle cose, lascio la parola a Nadia, un po', come sempre. Un po' di stanchezza, perché stiamo lavorando molto, insomma, abbiamo lavorato molto, ecco, per questo brano, e abbiamo girato appunto il videoclip, che a noi è piaciuto più di ogni altro, forse, no Francesco? Beh sì, considerando che in una settimana abbiamo superato le 22.000 visualizzazioni, siamo strafelici, guarda. Lo stanno commentando ovunque. No, quella è un'ottima cosa. Soprattutto sta andando fortissimo attualmente, ci è arrivata la notizia qualche giorno fa, in Sud America. Sì. Sud America, sì. Sta andando proprio bene. Ora, siamo contenti. Per le peripezie ti raccontavo prima, di tubi, sì. Come diceva il buon Shakespeare, to be or not to be, e tubi, e a voglia tubi del bagno che vanno via, spariscono, vabbè. L'importante è risolvere, insomma, avete sistemato, vero? Abbiamo sistemato, sì. No, oggi siamo tranquilli. Ecco. Spero, perché sai, poi mai dire mai, però insomma, dovremmo aver sistemato. Speriamo in bene, allora. Una cosa un po' di... il famoso profumo francese, Eau de Cac. Sì, Sì. Nuova marca. Eau de Cac. È diventato un tuo sponsor? Sì.
un bello sponsor di merda, ma è uno sponsor, sì. E insomma, però questo qua è un pezzo che farà parte poi di un CD, oppure per il momento è solo fino a se stesso? Allora, per il momento è singolo, okay. Poi prossimamente facciamo la raccolta dei nostri singoli più popolari e faremo un album. Un album, ottimo. Insieme perfetto. Con l'ultimo singolo Amati, Lasciami l'anima, Non finirà mai, insieme noi. Insomma, che sono andati tutti bene. Ottimo, veramente. Fortunatamente, ottimo. Perché al giorno d'oggi è molto difficile. E beh, poi ragazzi, i musicisti, quelli che sono per conto proprio, si autoproducono, esatto. È faticoso. È abbastanza faticoso. Molto faticoso. Anche ma noi ce la mettiamo tutta. Chi vive di musica dura fatica, tanta. Al giorno d'oggi sì. Che ne pensate? Forse ve l'ho già chiesto, Riccardo, 2 o 3 anni fa. Credo sia 3 anni fa. Tre anni fa. Sì, stava partendo da poco il Pixel. È vero, sì. Dei vari talent. Ok. Ecco, cosa? Ok. Ok. Ma cosa ne pensi così? Beh, del talent cosa ne penso? Che è una vetrina pubblicitaria. Cioè, non aggiungo altro. È una vetrina pubblicitaria, punto. Però non aggiungo altro. Ora hanno fatto invece un talent, non è un talent, una sorta di recupero di vecchie voci. Sì, sì. Non so se sì. avete visto. Sì. Vecchie, sì. Insomma, vecchie. Gente, quello poi con Alessandro Canino. Esatto. Sì. Ci sono sì. anche non abbiamo seguito molto. Ci sono i nostri giallisti che fanno sì. la trasmissione, anzi stasera alle 21. Sono in onda qua. Lo so, e noi siamo anche con loro. Ecco, che perfetto. Trasmettono le nostre canzoni. Perfetto. Beh, sei dappertutto. Ma. Eh sì, noi io e Nadia siamo ovunque. Terribili siete proprio. Sì, capito? Ripeto, ce la mettiamo tutta, insomma, per essere ovunque, per farci conoscere. Beh, dunque... perché più ci si espande, meglio. Diciamo che in Italia siamo veramente in tutto il territorio italiano, perché in ogni regione siamo trasmessi in 2-3 radio per regione. Però ci mancano i grandi network, però in compenso abbiamo i grandi network all'estero, fortunatamente. Però sai, i grandi network italiani sono legati a due etichette. Eh sì. In definitiva, e quelle sono. E quelle sono. Perciò o fai parte di quella scuderia. E lì è difficile entrare. O non fai parte di quella scuderia. Non si sa mai, dai. Non certo, si sa mai. Le vie del Signore sono infinite, ecco, no? Vabbè, non per nulla, noi siamo Universal, perciò voglio dire, l'universo, il Signore, un collegamento bene o male. Cioè, certo, capito? Come no? Io direi che cavolo, dove sono? Ah, eccolo lì, avevo perso l'orologio. Le 16:08. No, parliamo ancora un pochino, perché poi ti spiego, perché c'è una novità in questa radio. Bene. Che ogni mezz'ora abbiamo l'obbligo della fascia pubblicitaria. Ecco. Che non è male da una parte, bene. Ma nemmeno bene da quell'altra. Però, perciò alle 15, bene. Alle 45, tanto che cambiare, dobbiamo dare la linea ai nostri amici... Di Bruxelles. Quelli tanto si annodano, non li capirò mai, però vabbè. Bruxelles, perché sai, i server lassù, parlarci è un po' difficile. Magari sicuramente saremo anche lì. Ah, ma guarda, intanto fra pochi momenti sì, fra pochi attimi sì, perché intanto andiamo in onda, pertanto si va a Bruxelles, certo. E si torna indietro. Certo. Pensa tu, così velocemente. Sì. Che in bello. Un attimo, uno schiocco di dita. Cioè Star Trek a noi ci fa una pippa, col teletrasporto, no? Vi ricordate? Come mai sei così silenzioso? Dire silenzioso al buon Alex Paracani è qualcosa di eccezionale. No, sono no, me lo ricordo, sono tre anni in disperata trepidazione per l'Islanda, e sta giocando da fa paura. Mi sono guardato il primo tempo, poi sono arrivato di rosso. Ma che te frega? Quei ragazzi mi piacciono, perché c'è uno mi ricorda a Torre degli Avengers. Io non ho visto nemmeno una partita quest'anno. Io sì, le sto guardando quasi tutte, Noi perché sto cercando vero. Un giocatore per la Fiorentina. Ah sì, no, ma quello ci pensa. Cercando un giocatore per la Fiorentina. Quello ci pensa Corvino. Ma anche con il suo Corvino, Corcognac. Oddio, secondo me è anche Corfumo lui, ma insomma. È parecchio, sì. Ha un attaccante iraniano da acquistare, che è veramente forte. Insomma, non l'ha fatto vincere. Lo conoscono perché fa lanci lunghi col pallone. No, sì, no, siamo da lì a là. Fortissimo. Guarda, siamo da lì a là. Lo conosco, è da lì a là, fa lanci, no, da lì a là.
Il fratello è da lì a qua. Da lì a qua, certo, capito. Fai lanciare il contrario. No, da qua a lì. Da qua a lì. Lì. Uno batte calci d'angolo e l'altro rigore. Beh, una grande famiglia, una grande famiglia. Una grande famiglia di... Chissà dove stanno andando a prendere... Riccardo. Allora, sì, annunciamo che sto facendo i vari test. Siamo sulla live di Facebook, quindi salutiamo tutti gli amici che ci ascoltano live. Salutiamo Leonardo Antonini, che so che è presente, e lo ringraziamo appunto per l'ascolto. Tutta la band ovviamente degli Alien Roy Group. Stiamo spandendo la nostra voce, per non dire altro, all'interno di Facebook. Più che web, sopra il web. Sopra il web, web, on the web, esattamente. Quindi salutiamo e ringraziamo. Ciao Leonardo, vedo che comunque ci segue e ci fa molto molto piacere. Into the web. Senti che parola mi è uscita proprio così. Se avete voglia di commentare in diretta, appunto, noi ci siamo. Se volete fare delle domande a Nadia e Francesco, se volete fare domande a noi, se volete mandarci a quel paese, ci siamo. Quindi scriveteci. Magari comunque... se conosciamo il mostro di Firenze. Sì, sì, no. Di persona. Sì, certo. Ma giovedì abbiamo l'ennesima diretta. Diciamolo, che è molto molto importante. Che dicevamo prima, no, Francesco? Non so, Nadia, non so se avete mai seguito la faccenda del mostro di Firenze. Sì. Come chi è che non la conosce, appunto, insomma, ecco, magari non proprio nei dettagli, nei particolari, però insomma, ho sentito parlare. Ma noi siamo già, questo è il sesto speciale che facciamo. Sì, dovrebbe essere intorno al sesto. Su questa faccenda qua. Noi siamo partiti in sordina, come disse quello che aveva l'apparecchio agli orecchi. Boiata. Lo so, mi scappa. Praticamente da quel momento in poi è stato un crescendo di gente e poi sono venuti fuori pistole, sono venuti fuori indagati, è venuto fuori un macello, anche le varie emittenti nazionali hanno rincominciato a occuparsene. Ora, io un po' di merito ce lo prendiamo? Ma sicuramente, non solo, anche una buona parte, visto che abbiamo da sempre seguito la questione del mostro di Firenze. Teppe, se ti ricordi, la prima trasmissione sull'MDF si fece io e la mitica Lea Titti, cioè la Giuliana. È vero, sì, me lo ricordo. Fui anche ospite, una delle prime ospitate all'interno della radio, parlammo. Sì, ricordo perfettamente. Perciò guarda, una cosa... Che hai fatto? Sarà Media Lab, bravo. Sarà lì sera. La primissima trasmissione si fece lì. E poi dopo siamo partiti con questa tenata di... E ora, Rai 3 a chi l'ha visto? Giuttari, anzi salutiamolo Michele Giuttari, se volesse venire ospite giovedì in trasmissione, assolutamente sarebbe il benvenuto, perché ci spiegherebbe un po' la sua visione della situazione, che ha fatto proprio oggi un servizio per il Sole 24 Ore. Sì, video. Un funzionario di polizia, giusto? E lui era il super poliziotto capo della SAM. Capito? Super squadra antimostro. Perché disse abbiamo preso il super poliziotto Michele Giuttari, che quello e poi indagò Pacciani. Sì, sì. Secondo poi il libro, no? Che ho dall'alto. Ecco. Se leggi il libro dice Capelli, allora è colpevole Pacciani. Purtroppo non è caro Michele Giuttari, ti salutiamo. Non solo è morto innocente, ma poi non c'entrava nulla, cioè troppo furbo quest'altro personaggio e scaltro anche. Per non parlare poi degli arrosti che hanno fatto. Come si fa? Comunque, una novità in anteprima si può dire. Esattamente. Che quindi giovedì prossimo... Il famoso straccio insanguinato conteneva sangue del gruppo B. Mi ha una gallina. No, conteneva sangue del gruppo B che, guarda caso, corrisponde a un certo Salvatore Vinci. Ai. Vedi? Che ufficialmente è morto in Spagna. Ma non si è mai trovato il corpo. Ora l'avevano trovato pusciato. No, Salvatore Vinci no. Capito? Un altro componente, come disse Ciclopo d'Acciaio, del gruppo dei Sardi. Perciò senti, pensa un po'. Un bel servizio. Vero? 16:15. Manderei Nadia e Francesco. Esatto. Non nel senso di rimando, perché loro sono qua e rimangono qua. Ma no, il pezzo di Nadia e Francesco, Amati. È dedicato a... ve lo chiedo dopo, perché sennò poi si fa un po' di casino. Bene, Nadia e Francesco, Amati. Glutante di te stessa, ti accendi sempre più i turbidi pensieri. È un
angelo il tuo corpo, riflesso nello specchio con i suoi desideri. E intanto scivola, arcipelago delle tue fiamme dentro, naviga, quell'impulso che muove le dita in un graviglio di selvaggi seti. Immagina tutto ciò che puoi immaginare. Amati, graffiati, amati, spogliati, amati, prenditi come sai fare tu. Stessa, ti copri sempre più di dolci trasgressioni. Tu figlia della notte, profumi del tuo corpo e delle tue passioni. E mentre palpita l'insaziabile sensualità dentro ti scalpita, quella voglia di averti vicino in un enigma di assurdi venti. Immagina tutto ciò che tu puoi immaginare. www.florenceinternationalradio in diretta, ovviamente con le incursioni barbariche, Nadia e Francesco ospiti stasera. Buonasera. Buonasera, buonasera. Oh, ma non mi dite nulla di questo nuovo look, quale look? Di Riccardo, di Camillo Benso Conte di Cavour. Ah, ecco. Mamma mia, abbiamo dato un dato un tocco, somiglia. Abbiamo dato un tocco di rinascimento. È vero, è vero. No, mi sono stati detti di tutti i colori. Camillo Benso Conte di Cavour, un vecchio soldato romano. No, no, no. Fabio di quello di Giallo Rosso e Verdone. No, dai, tutta una serie di. Secondo me è molto più Verdone. Verdone. No, no, no. Magda. Secondo me Magda. Magda. Prova a dire Magda, però Magda. Dico profondamente. Magda. 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 Vabbè, vabbè. Magda, mi ami? Sì, ti amo. Allora vedi che la cosa reciproca. Poi, poi va a farsi suonare dai batteristi. Vabbè. Vabbè. Accidenti. Vabbè. Oh, dicevamo, il pezzo sì. È in sui digital store. Esatto. Su quali? Spotify, che è quello che va per la maggiore. Poi come comunque Amazon, iTunes, su curioso. Tutte le piattaforme digitali. Basta scrivere Nadia Francesco Amati e sbuchiamo fuori. Come funghi. Come funghi. Come funghi. Esatto. Ma insomma, fantastico. Dobbiamo dire la cosa più importante comunque, no? Che questo brano lo ha scritto Umberto Napolitano, che è il nostro produttore artistico. Quindi se ci sta ascoltando, ciao. Lo salutiamo. Umberto. Ciao Umbi. Scritto musica e testo o solo testo? Musica e testo. Musica e testo. Musica e testo. Però bravo, eh? È molto bravo, è molto bravo. Lui scrive delle poesie, ecco. Sì. Impegnative, ecco. Ah, ecco. Forse sì, molti, ora molti magari vanno quelle un po' più leggere, no? Invece lui è molto più profondo. Beh, e a noi poi, piace tantissimo. Poi ricordiamo che comunque Umberto Napolitano è stato a Sanremo come autore e come interprete, cioè ha scritto comunque per i ricchi e poveri, Loredana Bertè, Cher. Ah,
quindi insomma un bel nome, un bel sì. Ha un bel curriculum, ecco. Certo. Poi molti lo ricordano per Bimba Mia e tanti altri successi, però Umberto ultimamente ha scritto anche delle nuove canzoni che ha inciso lui personalmente, Il Bruco, Volerò, insomma, sono dei brani veramente, veramente belli. Una sorta di nuovo Mogol, se vogliamo paragonare in qualche modo. Non ha niente, secondo non noi, ha nulla da invidiare. Non ha da invidiare, ci reputiamo fortunati in questo. Quindi ottime parole, ottima musica, come vi sentite con questa... Carichi. È quello che vogliamo sentire. Carichissimi, perché siamo contenti, al primo ascolto gli abbiamo detto subito sì, lui, racconto questa chicca molto confidenziale, ha detto: io non ti faccio ascoltare più niente perché mi stai togliendo tutti i pezzi. Ecco, giustamente. Mi sto togliendo tutti i pezzi. Che voleva pubblicare lui. Sì, perché lui di solito ce ne fa ascoltare magari 3-4, no? A volte magari collaboriamo anche insieme nel testo. E quando mi fa ascoltare però proprio quelle sue, io rimango sempre indeciso. Io e Nadia ci guardiamo. Nadia, sono tutte belle, che fa? Le prendiamo tutte. Sì, ma questa è stata una cosa come Amati, è stata subito, immediatamente. Alla prima nota musicale, vero? Ho detto: ecco, questa è nostra. E quindi insomma una bella sensazione, dai, alla fine. Esatto, perché comunque lancia anche un bel messaggio, è dedicata alla donna. Dedicata alla donna, perché la donna comunque non deve tradirsi mai. Cioè, questo è il messaggio che vogliamo lanciare. Il rispetto che deve avere di se stessa, ecco, parla della donna un po' delusa e dunque dice: mi amo da sola, mi amo e sono sicura di non tradirmi mai. Vabbè. Ecco, dunque esattamente. È un messaggio che questo non vuol dire questo volersi bene, ecco, con quello che si sente, no? Nelle TV, nei telegiornali, dunque insomma è un messaggio molto molto importante. È importante, questo non vuol dire che ci sono gli uomini che sono tutti uguali, che sono tutti mascalzi, assolutamente no, però insomma con quello che si sente oggi abbastanza pesante, insomma, un po' perché le persone così, non si vogliano bene. Il problema è quello, se ci sono anche tutti questi fatti, possiamo dire questi fatti di sangue, queste cose, perché fondamentalmente tante persone non si vogliono bene, perché se no stroncherebbero. Ma forse non è un non volersi bene, è non aver, magari non avere la paura. Una forte dose di autorispetto, perché devi avere rispetto per te stesso. Magari molte persone sì, non ma magari è un po' insicura, no? Nelle proprie, sì, soprattutto un po' insicura. Siamo collegati con i telefonini da tutte le parti, però devo dire, te la lancio lì una bella canzone sull'insicurezza che questi ci hanno portato a tante persone. Diciamo, non confrontarsi più, no? Forse esatto. Fondamentalmente siamo un po' tutti distanti. Quando è il suo compleanno, non ci parliamo più. No, gli faccio sì post su Facebook, però gli telefono, dico: Bronzi, se non lo vedo, auguri. Beh, quello è anche comunque un nostro modo, Cioè, ora qui si va sul personale, però è anche un nostro modo, che gli amici, cioè magari conoscenti. No, perché magari non hai il numero, certo. Però comunque gli amici, sì, gli fai il post su Facebook, magari gli scrivi anche su WhatsApp, chiaro. Però una telefonata fa sempre piacere, sia farla che riceverla. Esattamente. Però vedi, io porto sempre, quando si parla appunto della tecnologia in definitiva, ad esempio le cene che faccio io e i miei amici, che abbiamo tutti più o meno la stessa età, no? Queste cene sono... tra virgolette, ci guardano anche come se si fosse degli UFO, perché l'ultima, per farvi l'esempio, siamo andati alle 8, alle 20, e si è finito fra una chiacchiera e quell'altra a mezzanotte. Non è mai uscito un cellulare di tasca, non c'è manco una foto di quella cena. Beh, è una cosa positiva. Ma perché uno parla di bischierate, parla di passato, parla di... cioè riempie. Allora, cos'è questo? Riempie dei vuoti, fondamentalmente. Beh, c'è anche da dire riempie che comunque... dei vuoti. Perché se te guardi una tavolata, io mi fermo a guardare una tavolata dei ragazzini, sono 20 e 20 sono tra di loro, il telefono in mano, che comunicano tra di loro, diciamo... come è andata la pizza, io l'ho presa margherita, te come la... Io,
sì, diciamo, non è gruppo, non, so, per non sono solo lì. Ma diciamo che non sono solo i ragazzi, perché comunque quando andiamo in giro o magari andiamo in qualche piazza eccetera eccetera, vedo proprio anche le coppie, anche di mezza età comunque, che stanno, cioè non parlano neanche, non c'è tra più di dialogo. Loro no, c'è, cioè, la cosa più assurda, secondo io me si messaggiano, mi ami, sì ti amo. Ma non tutti, non tutti, per fortuna. Io no, perché per fortuna, io sono antitecnologica, dunque ma, tu lo sai. Aspetta, però diciamo, allora, la tecnologia ha anche il suo lato positivo. Vabbè, perché grazie, perché grazie comunque alla comunicazione, io parlo da artista, certo, grazie alla comunicazione siamo arrivati dove siamo arrivati. Assolutamente, okay? Sì. Però c'è anche da dire un'altra cosa, che è anche un problema. Perché secondo me, se si torna indietro, quando proprio in sala registrazione dovevi saper cantare e dovevi saper suonare, assolutamente secondo sì, me non c'erano tutti questi artisti che mamma ci sono giunti. Ai, sì, non è dolente, però è così. È la realtà, è la realtà. Tanti, è la realtà. Cioè, tanti non, un'altra cosa, aspetta, tanti non l'avrebbero nemmeno fatto entrare. Cioè, io mi ricordo Caterina Caselli, poi da cantante diventata produttrice, insomma sta producendo, che ha prodotto, cantato anche un pezzo di Umberto Napolitano che gli ha scritto, ecco. Però lei raccontava che all'epoca ti presentavi alla casa discografica, proponevi il pezzo, se avevi la fortuna di arrivare fino al, certo, produttore, 45, no che 45, lì andavi a, andavi a cantarlo, eh sì, e questi si dicevano potrebbe essere interessante, e facevano contatti all'epoca, ti facevano fare tre dischi al loro piacimento. Dopo il terzo disco, se eri partito, avevi preso campo, dopo ti facevano fare un pezzo sempre a piacimento loro e il lato B del famoso 45 giri, cioè, un pezzo ci mettevi quello che volevi te. Cioè, un pezzo tuo. Allora al loro piacimento ci avrebbero messo un attimo in difficoltà a noi. Beh, mi piaceva tutto perché della serie. Sì, no, noi di solito, allora, scegliamo, no, di solito sempre scegliamo il pezzo che ci piace, che sentiamo, certo, può, allora, essere, diciamo, un pezzo bellissimo, allora, commerciale, ma se a noi non piace, no. Il duo Nadia e Francesco è apprezzato perché non va mai a fare quello che fanno tutti gli altri. Cioè, noi ci piace un pezzo, lo facciamo, è antico, non ce ne frega niente, lo facciamo lo stesso. Noi facciamo quello, è moderno, lo facciamo lo stesso. L'importante è che ci piace. Se non ci piace, non lo facciamo. Se piace, cioè, a voi, puoi piacere anche agli altri. Beh, certo. Sì, sicuramente. Può piacere come non può piacere, certo, per carità. Però l'importante è che piace prima a noi. È chiaro. Certo. Perché, cioè, devi saperlo cantare, lo devi sentire. Per bene. Se un, certo, pezzo non ti piace, certo, non lo interpreti. Non ce la fai. Non trasmetti niente. Come è capitato che ci hanno anche, non sto a fare nomi, dei grandi nomi, ci hanno proposto dei brani e abbiamo rifiutato perché non è inutile, cioè dico, me l'ha scritto Tizio, che bello, un grande big, no? Però poi lo vai a cantare, cioè non rendiamo perché non ci piace. Cioè si sente. Era fuori dalle vostre corde, pertanto sì, non sarebbe venuto bene. No, sì. Sì. Perché non lo senti tu. Lo metti lì e fai, cioè, fai come la cronaca, no? Sì, sì. Lo leggi vabbè, e basta. Punteggiatura e virgole. Esatto, diritto, esatto. No, a quello sì, vabbè, certo. Poi devi pensare anche una cosa, senza contare. I social hanno sopperito, una volta c'era un sacco il Cantagiro, Castrocaro, ora non c'è più niente. Non c'è più niente, c'è niente. Rimasto un Sanremo che fa schifo, perché a me non piace, mi dispiace, a me Sanremo non mi piace. Ma, oddio, non mi, guarda, non mi piace l'ultimo... perché io quanto, ascolta, vedo che ci sono tra 10 escano, ma... dei talent, dico. Ma quella, come dicevo prima, non mi piace, la parlo, dico, ma la colpa di chi è? Allora, Sanremo è una bella, sì, ma c'è due major che controllano tutto, sì, c'è allora, la Sony e la Universal, esatto. Allora, Sanremo comunque una bella vetrina, però c'è anche da dire un'altra cosa, che non è detto che chi vince Sanremo è primo in classifica nei dischi, non è detto, perché coloro che sono arrivati ultimi hanno venduto più dei primi un e hanno lavorato anche più dei primi. Un nome su tutti, Zucchero arrivò ventunesimo e vendette da fa paura. Cosa presentò? Ed era primo, non me lo ricordo, però è un caso eclatante lui che arrivò ventunesimo. Poi ci sono state anche canzoni, e poi ha fatto macello. Ci sono state anche canzoni che non hanno preso e al di fuori
hanno spaccato. Ah sì, assolutamente. Capito? Quindi non so bene come funziona. Eh beh, sì. Comunque, tornando appunto al discorso, al recupero, dove c'è anche i nostri Jalis, ieri sera mi sono messo a vederlo, c'è Francesca Lotta, manco mai ricordavo io. Sì. Sì, noi l'abbiamo incontrata. Sì. Ah, quello lì delle vecchie glorie. Non le vecchie glorie. Le partite fanno. No, ora... vecchia Inter, vecchio Milan. No, è gente che per qualche motivo, ma anche magari di scelte. Hanno fatto un pezzo. No, magari hanno fatto delle scelte sbagliate. Beh, Francesca Lotta comunque ha fatto un gran pezzo. È conosciuta, sì, esatto, come Non Amarmi, che ha fatto in coppia con Aleandro Bassi. Esatto, esatto. Che io stimo molto. Io stimo non mi ricordavo assolutamente Lisa. Lisa? Non me la ricordavo proprio. Però la canzone, uno quando la sente dice, ecco. Mi ricordavo il tormentone spaziale, sì. Dammi sì. Tre parole, sole, cuore, amore. Quella è Valeria Rossi. Valeria Rossi. Quello lì ha venduto. Cioè, è incredibile, sì, perché ha venduto. Lei ha fatto un disco. E quello ha venduto. E te lo ricordi? Cioè, è pazzesco. Allora, io posso dire che c'è uno che conosco io, ma insomma, comunque ci sono sempre i grandi artisti, sì, certo, quelli che valgono, ma quelli secondo me che valgono veramente, che veramente, ecco, hanno, devono essere chiamati artisti, possono essere chiamati artisti, sono quelli degli anni 60. Ah, ecco, beh, su tutto, sì, questo, Nadia, aspetto, io ti porto l'esempio era un'altra scuola, ma era completamente tutto diverso, insomma, non perché, perché non c'erano i plugin che ci sono oggi. Ah, ma, ma erano anche altri testi, assolutamente, altri brani, sì. Cioè non si parlava di droga, di sesso, si parlava di cose molto, molto semplici, vere. O c'era qualcheduno che erano i cantatori, erano di nicchia, di André, Bocca di Rosa. Quello dopo, sai, quello dopo. Ma, negli anni 60, tipo Un Azzurro e Celentano. Ma pensa che su perché si ricordano? Ma pensa che su Bocca di Rosa, un brano comunque conosciutissimo, no? Poi, assolutamente. Io ho realizzato qualche anno fa il significato del testo. Ah sì? Ossio, Francesco, quanti anni c'hai, scusa? È giovane. 33. Non lo chiediamo. E qualche anno fa hai realizzato di cosa parlava. Bocca di Rosa, di cosa parlava. Eh sì. No. Questa è l'innocenza. Sì, insomma, vabbè, però non so. Sì, però io conosco cantanti che hanno fatto un pezzo solo. Parlo Antonello, cantante dei Reatus, che ha fatto Maybe Wonder, quella canzone, sì, lì si è comprati i bar e c'ha i bar a Rimini. Eh beh, certo. Con quella canzone unica si è comprati i bar, che ma... dicessi soldi che erano vendete 2-3 milioni di copie. Ma perché si vendeva? Perché non c'era internet? Perché al giorno d'oggi, ora un esempio, dice vabbè, io il disco non me lo compro, tanto me lo vado ad ascoltare, esatto, su YouTube. Capito? Quindi lo vanno ad ascoltare, infatti, non hanno bisogno di comprarselo. La soglia del disco d'oro, di platino, eccetera, è crollata. Eh sì, perché prima ora 5 milioni di copie, ora sono 5 di copie, ora 10.000 siamo, quanto siamo? 10.000? Il disco d'oro. 10.000 per il disco d'oro e 25.000 per quello di platino, se non dico una cazzata. Eh sì. Ora sta tornando fuori però la moda del vinile, e lì voglio vedere che fai. Quello è anche perché lo senti, c'è un altro suono. Cioè, nota Francesco, vedi? C'è un altro suono. Io ho ascoltato con questo oggettino qua, ora spieghiamo ai radioascoltatori. Perché mi potrebbe servire, sai, perché io i vecchi LP dei Pooh, la raccolta dei Pooh, perché io adoro i Pooh, dunque sì, cioè, sono nuovissimi. Nadia, te tieni conto che io ho ascoltato, ho passato dei pezzi qui, perché abbiamo due trasmissioni che fondamentalmente le chiamiamo le viniliche, poi l'abbiamo fatto noi, l'hanno fatta anche i network, vabbè, ma quello è un altro discorso, ci ascolteranno, ci copieranno, sì, ma... Lascia anche le battute, ci copiamo, vabbè. Sì, sì, sì. Le battute sceme e bronzi. Mandate un assegnino. Fatto sta che perché... ascoltare un pezzo col vinile, cioè col giradischi, e ascoltare dal digitale c'è un abisso. Ma nel senso positivo del vinile, cioè che senti tutto. Cioè certo. Senti tutta la qualità, le frequenze, le senti.
vai ad ascoltare lo stesso pezzo e lo metti a confronto con col vinile, dal digitale, il digitale senti la metà di quello che senti col vinile. C'è una cosa allucinante, io non me ne sono reso conto perché... Sì, è questione di frequenza. Esatto, però quello che è stampato. Io ho iniziato 2000 anni fa a Radio Libera Fidenza, avevamo solamente vinile e magnetico e basta. E però quando poi e arrivava il disco, non arrivava l'email con le no, lì arrivava il disco, arrivava il produttore o comunque quello della casa discografica, lo veniva a presentare a Radio Libera Firenze. Noi abbiamo avuto Pupo, Riccardo Fogli, i Pooh, i Ricchi e Poveri all'epoca, venivano lì fisicamente con le copie del vinile e passavamo il vinile. Ed è stato quando mi sono restaurato questo oggettino qua, l'ho montato, c'è un mixerino qua, non so se lo noti. Ti leggo cosa c'è scritto sopra. Monacor 8 canal stereo mischpult, sembra quasi un'offesa, è tedesco. Questo qua è il mixer che usavo io nella mia prima radio in FM, si parla del 1978. Un po' di tempo fa. Sì, questo io l'ho preso, lo tiravo fuori dal mio valigione che avevo ancora, l'ho attaccato, parlando di tecnologia, no? Le ho dato i suoi 9 volts, vuole 9 volts. E funziona. Acceso e funzionante. Funziona. Bene. Cioè, allucinante. Cioè, sì. 40 anni, di cui gli ultimi 30 passati dentro una valigia. Capito? Collegato il giradischi. Cominciamo a mettere vinili e ho detto cacchio, non è possibile. Il suono è diverso. Cioè, il suono è totalmente differente da quello che senti al giorno d'oggi, cioè ti cambia proprio il modo di sentire, che non mi ricordavo nemmeno più. Ma difatti, quelli che non hanno abbandonato il vinile sono soprattutto i DJ. Quando uno va in giro, li vede sempre comunque, cioè io non li vedo mai utilizzare un CD. I veri CD. Dai, arrivano c'è quelli con la pennina. Arriva quelli con la pennina, metta la pennina. Ma io nella pennina ci metto Head Candy, le ultime 50 compilation DJ, e vado a fare i Il vero DJ dai. Arriva con i borsoni, e 45 e i bauli. E ti mixa. Io sentivo, c'era 50 dischi a baule. Un nostro amico è Mario Mangiarano, che quando fa le serate importanti mette appunto i vinili. Stessa cosa per Enrico Tagliaferri, altro nostro amico che è stato in radio ospite da noi, anche lui fa in vinile. C'è un altro DJ di cui non mi ricordo il nome, anche lui viaggia con questo valigione dove c'ha dentro due Teach 1200. Beh, sono comunque da apprezzare. Sono da apprezzare perché in tanti magari vanno col computerino, virtual DJ, faccio il DJ esatto. Con la pennetta per me puoi fare i pascoli o il leopardi con la pennetta e mi scrivi e col tastino sync sì. Che li metta a tempo come ho detto io non voglio dire se pensavo. Però vabbè, 30 anni siamo... fa potesse arrivare una cosa di questo genere. Diciamo che siamo nel 2018, dai, vabbè. Ora diciamo così, dai. Il prossimo disco vostro io lo aspetto a venire, Se non mi portate il disco da mettere sul giradischi, non si manda in onda. Vabbè, non ho capito allora, Francesco. Non fa nulla, chi l'ha fatto? La Toshiba ha fatto la macchina per stamparsi... costa $17,000 e per stamparsi i vinili in casa. I vinili da sé. Compri il materiale, che è vinile appunto. Vinile, c'è questa macchina, c'è un laser particolare. Noi già ci autoproduciamo, dunque sappiamo molto bene cosa vuol l'angolo dire. L'angolo della potessa si fa oggi. Sì, no, sì. Stiamo a chiacchierare con loro, mi fa piacere. Parla con loro. Cosa noi si può fare dopo? Facciamo dopo. Ma chi se ne fa? Si salta anche il colpo d'ascio. Ma sì. Voglio far dare con i ragazzi. Senti, già che siamo qua... E sono sulla vostra. Ci sentiamo? Buttamela lì, va. Ma iniziamo. Cioè, iniziamo. Abbiamo già iniziato. Appunto. Non so, fai tu. No, dimmi te. C'è di tutto. Lì c'è di tutto. Non finirà mai. La cosa che è la scatoletta. Mettiamo non finirà mai, che poi ne parliamo, dai. Beh,
Guarda, va proprio il tempo di partire. Non finirà mai. Nadia Francesco. Questo amore mi piace quando chiude la porta, quando fuma distratto e brucia un'altra coperta. Questo amore mi piace con la barba che punge, quando ride felice non ti accorgi che finge. Questo amore mi piace se spegni la luce, mi gira la testa con te. Questo amore mi piace quando sei di mattino, nei capelli arruffati sparsi sul mio cuscino, sulla pelle segnata dalle pieghe del letto, sulle labbra dischiuse ancora un po' di rossetto. Questo amore mi piace, è un filo di voce, stanotte mi perdo con te. Questo amore finirà mai, questo amore che grida nel vento e in ogni momento racconta di noi, come il ritmo di un battito lento ci toglie il respiro. Quando poi ti addormenti il tuo viso ritorna bambino, questo amore irripetibile ci dà da vivere ogni giorno un poco di più. È l'amore come vuoi tu. Questo amore è un disegno sullo specchio del bagno, una fossa sul mento e la faccia di legno. È un pigiama celeste con il bordo scucito, e ritorna alla mente un ricordo proibito. Questo amore piace, è un fiume alla foce che scorre già dentro di noi. Questo amore che spiega le ali, che intreccia le mani, non finirà mai. Questo amore che grida nel vento e in ogni momento che ci dà da vivere ogni giorno un poco di più, e l'amore come vuoi tu. Ed ogni giorno devi crederci, arrenderti nell'anima, avere voglia di sorprenderti, giocare con la musica, perché più di un'onda gigante. Quando trova uno scoglio dove andare a morire, quando dice ti voglio, questo amore sei tu. Florence International Radio insieme a Nadia Francesco, di nuovo in onda, con l'incursione barbarica, ovviamente. Ovvio. Quelle sono. Ho perso Riccardo orsù. Riccardo? Stavamo disquisendo sugli alti e bassi della musica italiana. Fuori onda. Ultimamente bassi. Bassi, no, e non sono i bassi quelli che vengono messi col vumite lì. No, sono proprio bassi. Bassi bassi. Vabbè, bassi. Ma noi non perdiamo la speranza comunque. Quello è importante. Quello abbiamo da fare, continuiamo. Io che sono il polemico e l'opinionista, lo dico, non mi sta bene, sta per me questa situazione non mi sta bene. Perché? Perché noi abbiamo la possibilità di avere un grande potenziale nel,
Il resto non ne parlo, ora stiamo parlando di musica. E non viene fuori questo grande potenziale perché... Perché? Varum. E va bene, parliamo del nostro brano. Parliamo di... Sarà bene sentire un altro brano dei ragazzi. No, perché è tutto in mano a due società. Basta, c'è due società, una si chiama Sony e una si chiama Universal. Hanno preso in mano tutto, di più. Una delle due lavora insieme a una persona che possiamo dire si chiama Maria De Filippi. Ma va? Maria De Filippi, un a caso, non ho detto eh? Nulla. Lavorano insieme e quindi propongono sempre quelli che escono da questi talent che appena i primi sei mesi hanno successo, finito quei sei mesi c'hanno già il contratto con lo psicologo per il prossimo anno e mezzo per poter non suicidarsi. Vabbè, quello sì. Questa poi gli consigliamo anche una counselor, ma insomma. Sì, assolutamente. Giusto? Ci vorrebbe? Contro la depressione. Perché, se, non so, perché se non sono fotonici, c'è il rischio. Dove vai? C'è il rischio. Dai, salutiamo i fotonici. Fotovoltaici. Perché bisogna essere, per essere psicanalizzati bene, bisogna essere fotonici. Esattamente. Vabbè, salutiamo ovviamente i pannelli fotovoltaici, i fotonici, le fotocellule. Anche fotocellule. Anche i vegani, ricordati i vegani. Le scie chimiche. Salutiamo anche Angelo Marotta che ci sta ascoltando. Grande Angelo. Grande Angelo, salutiamo anche Deborah che ci sta ascoltando sulla pagina. Io devo passare uno di questi giorni. A pranzo vado perché mi ha detto Alex ce l'ho sempre lo spaghetto pronto per te. Allora veniamo anche noi. Tu passare a prendere me che si va dal Marotta a mangiare. E voi passare a prendere noi. Anche voi. Si va io la macchina autonoma, si fa il giro largo. Ragazzi, io ho la fandina. Ci vanno i quattro. Cos'è? È 4x4 la macchina tua. Io prendo 4x4. Sì, no. Allora va bene, c'è quello normale. È trasformata 4x4. Il portapacchi ce l'hai? No, sì, uno non ce l'ho. Non ce l'avevo invece. Manco avanti. Siamo spandati ormai. E lui ci aveva la stessa, cioè io ce l'ho ancora, la stessa Fanda, primo modello con il mattone. Io ce l'avevo rossa, stinta, perciò era diventata una rosina. Vabbè, diciamolo, visto che parliamo di Panda, un mio amico carissimo aveva la Panda con l'impianto a GPL. A GPL. Tanta roba. E come viaggiava? Pazzesco. Praticamente una bomba che sulle ruote. Sì. No, ma sulla Panda si muore da eroi, eh? Si muore da eroi? Sì. L'unica protezione... C'è qualcuno che al posto dell'airbag ci ha messo Padre Pio davanti e quello è. Non c'ho io non c'ho nessun ciondolo santo. Non c'è santi nulla. No. Non come i filippini che ci hanno croce a pagare. Non c'è nulla. I santi in macchina sono ogni tanto scendono e dico basta così perché. Sì, vabbè, a me mi apparivano le apparizioni, sai. Le famose apparizioni mariane. Spesso e volentieri. Sì. Ma anche qui in studio di tanto scendono. Penso che fra poco rimarrò fulminato sulla via di Damasco anch'io. Ma perché uno deve essere sempre fulminato sulla via di Damasco? Penso che voglio capire il perché. Anche a me rimanere fulminato sulla via di Damasco. A tal proposito volevo salutare una nostra carissima amica, anche lei fulminata sulla via di Damasco. Pure. Azzurra, si chiama Azzurra, questo è il nome. Prima era molto diciamo allegra, adesso un pochino meno. Va bene, salutiamo e ringraziamo anche lei. Casta è pura, esattamente. Salutiamo anche la quanto si invecchia si cosa, diventa tutti casta e pura. La veggente Međugorje? Sì, certo. Sì, ma non se l'ha detto Bronzi, si organizzava Florence International Radio tutta a Međugorje. Sì, ho capito, ma La veggente. Esatto. L'hanno arrestata. Sì, perché che faceva circonvallazione. Perché girava intorno all'incavolo. Comunque il meglio è l'apigeato, eh. L'apigeato è quanto se tu vai a rubare le feco dal pesce. Perciò, poi anche le mucche, l'animale, rubava le pecore, giustamente. Alle pecorelle smarrite. Comunque LSD, allucinogeni vari. Poi anch'io sono capace di vedere la Madonna così, scusatemi. A parte io la vedo anche normalmente.
Ma quello è un altro discorso. Bravo. Sì, no, quando accadono certe cose. Sì, da buon boscaiolo io ho soltanto gli spiriti della natura. Te ti fumi l'erba e bruci. Te ti fumi l'erba e bruci. Te c'è più spiriti ai. Le fate dei boschi. I folletti. Mi concedo un grappino ogni tanto. Lui i folletti, ma non gli aspirapolveri. Ecco. No. Facendo grandi opere di pulizia del bosco. Salutiamo il folletto. Il folletto. Follettone. Follettone. Salutiamo anche il venditore, l'ex venditore dei folletti. E non nel senso dei folletti del bosco, ma proprio folletti. Ma cos'è? Tu vuoi vendere i folletti? Ma che? Ah no, i nani quelli da giardino. Due esagerati può vendere i nani da giardino. Sì, anche perché l'altezza è quella. Stronzolo. Dai. Pagolo. Coglionolo. No. Coglionolo. Bravo. Coglionolo è brutto. Bravo. È passato lì. Sì, lo so che... Ma che c'ho l'insegna cosa io? Pensando? Cosa? No, niente. Diciamo che quello che da qualche che tempo anche Bleccolo. No, quello che da quando da qualche tempo in qua non fa, ecco. C'è anche Pendolo. No, se per questo c'è anche la mia attività ormai è dismessa, Tombolo. Ecco appunto questo. Dismessa è bellino, però. Dismessa. Non hanno cattivo se fa da fatto. Che dismessa in discarica. È discaricato. È rottamata. Che brutta cosa. Ti danno pure l'incentivo. Beh, certo, chiaramente. Gli dai gli incentivi. No, oscuramente. Ora tanto ti mettono i voucher. Una volta. Pare che tra un paio di mesi c'è di nuovo i voucher. Quindi farò avere quelli da 30 euro. 30 euro. Spendibili soltanto in zona Università Nuova di Firenze. Però con Salvini al governo. Solo con le italiane, prima le, anzi, prima le italiane. Ragazzi, le italiane non ce n'è abbastanza. Bisogna anche. E c'è albanesi, rumeni. Ma non è vero che non ce n'è abbastanza. Non ce n'è abbastanza. Non è vero. Quando ci furono mondiali, dove in Germania? No, quanto sono c'è stato, te l'ho raccontata io. Quanto c'era le flotte di italiane nei bordelli tedeschi. Ci sono stati mondiali in Brasile, hanno dovuto importare escort appunto dagli altri paesi sudamericani perché non bastavano. No, comunque non tranquillo per che... nulla, questi mondiali, ci sono delle nazionali che sono state chiuse in albergo perché sono stato... contattato per i servizi d'ordine a fare il capo del servizio d'ordine, ma te l'hai visto, come mi muovo io un mese, non posso e per tenergli lì deve stare Argentina, Brasile, altri 3-4 nazionali che non si devono muovere dall'albergo. Beh, certo. Da dove stanno non si esce. No, ma il problema in Italia è che non è che ne abbiamo pochi, che molte non sanno di essere. Andiamo avanti. Dai, Cribbio. Magari è diventato di uno scurrile. Non lo so da chi ha preso. Penso dal cugino putativo. Il posto quello il cugino quindi... hit, quello grasso. Il cugino tondo. Quello tondo. Vedi come si migliora con gli anni, no? Io mi ricordo 3 anni fa non spiccicava parola sto ragazzo. È vero. Si è evoluto. È stata una rivelazione. Anch'io ho camminato sulla via di Damasco. Più che altro sono le brutte amicizie. Colpa tua, colpa tua. Te sei il padre putativo e l'altro è lo zio putativo. Io sono il tuo zio bravo. Andiamo bene. Ma io ero perché se io il padre putativo, per Paolo lo zio putativo, Baracani. Io cos'è? Sono zio bravo. Lo zio puttaniere. Se sono tutti puttanieri, sì, sono puttaniere. Ma non c'è più voucher. Non c'è più voucher. Ha finito l'abbonamento. Ha finito scaduto l'abbonamento. Un anno e mezzo voucher. Senti, ma obliteravi. Certo. Ecco, obliteravo con la carta di credito, un passaggio e via. Oh, sure. Ma siamo perché? Tecnologici. È bella la tecnologia anche. Ormai gliel'hanno ormai gliel'hanno ritirata, capito? Ne ha fatto risucchio. Quello è peggio del volo, che lì è un cebanca della rete. Dai, ascoltiamoci un altro pezzetto di Francesco. Ascoltiamoci un altro pezzetto. Consigliami. Pezzetto. Angeli? No, cosa? Dimmi. Ma sì, perché no? Perché sì? No, Angeli, vai. Come no? Beh, sentiamoci Angeli. Diamo il via alla alta tecnologia. Angeli. Nadia e Francesco. Ah, c'è anche. Ok. Angeli, Nadia e Francesco. Lei guarda lui, lui guarda lei, e che succederà?
gli sguardi si accarezzano, ci si capisce già. Comincia il gioco, aiuto a fuoco. Due labbra che si guardano e il desiderio va. Lei tocca lui, lui tocca lei, si pensa e poi si fa. Si accende il fuoco, aiuto, è un rogo. Angeli che volando vanno su, angeli con le ali che si intrecciano, angeli che non ce la fanno più, angeli più su, più su. E si giura che non finirà, e si sogna che bello sarà. È la cosa più immensa che hai, danzi, ridi e ti chiedi che fai. Lei guarda lui, lui guarda lei, e che succederà? Gli sguardi che si sfuggono, ci si capisce già. Finisce il gioco, aiuto, a fuoco. Due labbra si allontanano e non c'è più pietà. È colpa mia, è colpa tua, però non servirà. Si spegne il fuoco, aiuto, è poco. Angeli che cadendo vanno giù, angeli con le ali che si spezzano, angeli che non ce la fanno più, angeli più giù. E ti giuri che non si rifà, maledici chi non ha onestà. E di colpo non sai più chi sei, urli, piangi e ti chiedi che fai. Angeli, angeli. Finisce il gioco, aiuto, a fuoco. Angeli. Nadia Francesco Angeli, molto bello, veramente. Credo? Molto bello. No, stavo parlando fuori onda con i ragazzi. Lo sai che io sono un amante del cinema, guardo tutto e delle volte sento dei film all'interno di film italiani che le canzoni fanno i ragazzi sarebbero plus, cioè quelli che passano. Dimmi dal microfono, vai, se no non ti sento. Io vivrò, ok, aspetta. Vediamo se lo troviamo. Salutiamo nel frattempo il buon Angeli, è da colonna sonora di un film, o se no da team di un film all'interno. Salutiamo nel frattempo il buon Fulvio Vasari che ci sta ascoltando. Lo salutiamo, grande, ringraziamo Fulvio, tramite la diretta Facebook. Funziona sempre presente. Funziona, sta andando. Bravo. Ogni tanto si va e viene perché, bravo, si va e viene perché c'è un problemi di lentezza linea, ma quello vabbè, è normale. E viene. Beh, certo. Salutiamo anche la bellissima Verusca. Che ecco, una domanda vi volevo fare. Eccoci. Ma ecco. Canale Italia, queste trasmissioni dove ci sono i cantanti, fanno da vettore pubblicitario, sì o no? Perché io devo dire, la notte le guardo. Oh mamma mia. Ma allora, per noi, tutto. Allora, noi... Io guardo anche quella lì, telefonami. Ah vabbè, ho capito, sì, vabbè, lo sapevamo. E quello Vendigel, e quell'altro, e ciò questo, siamo contenti. Sì, lasciamo... il trapano a percussione, no, io...
Black and Decker. Non so se avete partecipato voi a queste sì. cantando, sì. cantando. Allora, cantando, noi siamo stati ballando, cantando, no. ballando. No. No, perché non è il nostro genere. Cioè, ma noi facciamo un vettore. Lì la maggior parte è liscio. Noi facciamo, ci avviciniamo molto al pop, esatto. Ecco, italiano. Quindi non è il nostro genere andare comunque a questa trasmissione cantando ballando, perché fanno proprio un altro format musicale. Fondamentalmente liscio. Però siamo stati sì, liscio, le orchestre, sì. Sì, sono le orchestre. Che poi sono tutte le orchestre storiche della Riviera Romagnola, sì, praticamente. Sì, sì, sì. Però siamo stati su Canale Italia con il format televisivo Canta Festival Giro, dove ci siamo noi e ci sono tanti, tanti altri colleghi comunque. Ma c'è un ritorno pubblicitario con il resto? A noi siamo artisti, ci chiamano, noi andiamo, poi torniamo a casa e la gente è contenta di vederci in televisione. Ecco. Oh. Il resto non sì, so. Noi anche so Gold TV, poi siamo stati anche a Gold TV Italia, Odeon TV, Fire TV, insomma, sì, un molte, bel po' di TV a circuito nazionale. Sì, certo. Sì, perché non riesco a quantificare quanto può essere visibile. Ah beh, salutiamo il buon Dino Marcantonio, grande Dino, che è presente, lo salutiamo e lo ringraziamo. Mi cambia il pannolino, sì, sicuramente sì. No, buon... perché è diventato papà da 4 mesi. Quanti mesi? Da febbraio. Febbraio. Allora, auguri. Finisce il pannolino a spagile. Auguri. Il buon Dino, sì, tanta roba. Ci manca, è vero, caro Dino, ci manca. Caro Dino, ci manca. Insomma. Lo accoglieremo a braccia aperte qualora dovesse sì. decidere fatto, di tornare. Tanto ora rimetta in servizio militare, anche il figlio lo va a fare in verità a Campavallo a 18 anni no, ora prima, ci vuole un pochino fare a 14, sì, 18 sì. anni, 56, 66 sì no, sono bello morto, ecco. Vabbè. Ciao Dino. Grande Dino. Eh beh, fra 18 anni, insomma, sì, ci sì, sta, sì, no? Sì, che no, mi no, prenda un coccolone, stava facendo. Ottimista! Sì, no. Assoluto, ma non perché, perché. No, c'è perché... tanta vita davanti ancora, no? No, la voglia, quello sì. Ma basta pensare... no, però, vedi, tanta vita. Io ho notato che bisogna essere cattivi per vivere parecchio. Perché? Ma no. Perché si dice che l'erba cattiva sì, non muore mai. Perché l'altro giorno hanno trovato un gerarca nazista che ha fatto le stragi. Ma l'ho visto, quello lì di 98 anni. 98 anni, vispo come un grillo. Più vispo ragazzi, di me, sta meglio di me. XSS, cioè, gli davano delle droghe allucinanti, gli davano. Ho capito, beato ma sta lui, meglio di me. Gli è venuto un raffreddore negli ultimi 70 anni. Cioè, sta meglio di me. Cioè, allucinante, vabbè. Hai sentito perché noi conosciamo persone che hanno pochino più di anni di te che stanno altrettanto bene, insomma, si danno anche perché da fare. Perché lui ha 98, di che cazzo stai parlando? Salutiamo il nostro amico Salvatore, che nonostante la sua veneranda età... L'ho visto oggi, mamma mia, con sacchettina... No. Ecco. Salutiamo e ringraziamo. Pantaloncino bianco, magliettina bianca, canotta. Aspetta. Fammi finire. Sainettino e macchina fotografica che si aggirava in mezzo alle straniere. Come... Ascoltami bene. C'è quell'omino, il buon Salvatore, che tomba più di me, di te e di Riccardo. Di loro due, ma non lo so, di noi sicuramente. Sono diventato messi insieme. Esatto, bravo. Sono facendo diventato monogamo. Faccio da me monogamo anch'io, ho la mia amica di fiducia, ma insomma quello è un altro discorso, voglio dire, capito? C'è Francesca, si va bene, chi i casi sono due, o scappate a gambe levate ti portano sulla cattiva strada loro, eh? No. Ma difatti vengono volte ogni 3 anni. Così è bruttissima, volevo dire anche te una volta, ma adesso vengo. Allora, dopo questo siparietto, forse mi fai sentire la canzone Io vivrò? Quella del Canta Festival Giro, sì. Va. Vale, Francesco. Bene, questa vivrò. È una nostra versione di Io vivrò, appunto, di Mogol, firmata Mogol Battista. Ah, però, sentiamola, vai. Che non si muore per amore. È una gran bella verità, perciò dolcissimo mio amore,
quello, quello che da domani mi accadrà. Io vivrò senza te, anche se ancora non so come io vivrò senza te. Tanta roba, ragazzi. Sì, veramente. Ah, molto bello. Cosa stai facendo lì che sei a suppellare? Stavo leggendo una notizia tra le perle, varie perle. Cosa? Complottare. Cioè? Hanno riaperto le case chiuse. Ale! Tombola! No, ma vabbè, ci sono delle notizie che fanno. Ma fanno l'abbonamento nella pagarle. Ragazzi, in Germania pagano 4 miliardi di tasse tutti gli anni. Perché noi dobbiamo buttare via l'erario italiano tutti quei soldi? Perché gli aggiungono l'anno papa, ya. No, ce l'avevano il papa tedesco. Sì, a Roma però. Il papa sì, ma il pastore tedesco è a Roma. Non so se a Baia, ma comunque è lì. Ma chi stavi, cos'era? Scusate, era un prete tedesco. Si chiama pastore. Pastore tedesco. Non so se a Baia. Se no ritorna la battuta della di Gesù, 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 Gebiù? Anubi? No, Anubi. Ah, vabbè, quello. Ma me la dia la barzelletta, perché sennò poi non si può Anubi dire, capirete per da sei anni cosa vuol dire. Per radio non si può dire. Non si può dire. Anubi sì, però. Sì. Allora, si va in fascia pubblicitaria, si dà la linea alla rete. Ok, davvero. Come disse Gonda. Guarda, sta andando la trasmissione, è passato un'ora.
Dopodiché, come sono morto? Cosa volevi dire? Metti il folle, metti il folle. No, lui è già folle. Sì. Si è in bomba sull'oroscopo. Oh, sull'ariete, però. Sull'ariete. No, oddio, mi fa male, però. Lasciamo la svelta e poi diventiamo i nostri amici. Ecco, non facciamo ragazzi, io voglio dire una cosa a chi sta ascoltando, no? Lo dico, visto che siamo a Firenze, comunque, no? Mi sto sganasciando dalle risate. Oh, vedi. Ah, sì? O perché? Io l'ho sempre detto, i casi sono due. O se ne vanno a gambe levate dopo tre secondi, oppure restano fino alla fine. No. Vi conosciamo ormai. Dicevo, siamo peggiorati, però. 4-4-4 una canzone intervallata di loro, o 3-3-3 una canzone intervallata? Cosa vuoi fare? La indovino con una 5-5 aspetta, tre canzoni c'è nessuno. Sono 12 sono 12 segni. Tre segni, canzone. 3-1-3-1-3-1 vai. Non ce la pisce valori. Alla radio, anni 50. Erano in bianco e nero, anzi, manco in bianco e nero. La radio in bianco e nero. Con le valvole. Svalvolati. Sì, mi guardavo anche i film in radio. Certi film in radio, io l'ho fatto davvero. E poi fuori e vi spiego perché. Guarda il mio film. Dobbiamo preoccupare? Sì. Ah, ecco. Andiamo in fascia. Linea a Bruxelles. Beh. Senti. Ecco. Ma guarda un po'. Che ore sono? Siamo in ritardo oggi. Parecchio. Salutiamo anche Marco che ci segue in diretta Facebook. Lo salutiamo e lo ringraziamo. Ah, ok. Lui, Marco. Partiamo con il video, col video streaming della... Guarda, abbiamo già difficoltà con la diretta audio con la banda. Ma non dobbiamo portare il cavo. La fibra. Ora te lo dico che porta. Non c'è. Non so. Dobbiamo portarlo 2 anni fa. Ma no, qui... ora c'è. L'hanno portato. Ma qui ma prima si è attivo. Ma qui si viaggia a 48 bit. Sì. Qui non lo so che 48 cosa viaggia, kilobit. Qui viaggia a piano. Viaggia una cosa allucinante. E già va bene che quando piove non ci casca più la linea. Allora, perciò qualcosa devono aver fatto. Aspetta, io vi racconto questo. Io lavoro, c'ho la cassa alla colonica in campagna, vista Firenze. Nella mia zona io non ce l'ho di essere. Ecco perché vedi i folletti, le fate. Io a casa mia di Firenze, all'assù dove sto io, se ti mandi una portante c'è 8 km e 200 metri. Io non c'ho di essere. La mia zona non è coperta. Si mette 2 antennine, 500 milliwatt, bastano e avanzano. No, ma non c'è proprio. Sì, ma da casa tua, sa quanta, la tua DSL, con un trasmettitore radio. Volevo comprare quelli lì della OS, della TP-Link. Ci vuole 500 milliwatt almeno. Dice che sì, quelli lì hanno qualcosa, fanno 15 km, dice. Se ne metti due, uno e tu riesci a centrarli. Eh sì, no, va puntato. Va fatto il puntamento. Vabbè, diamo un aiuto a chi ci sta ascoltando, magari che ha problemi di linea, no? Informiamoli un attimo che appunto. Sulla linea uno basta vede la linea che ha, tipo TIM, Vodafone, eccetera, eccetera. Quella che prende bene dentro casa può prendere una chiavetta, magari fare un piccolo abbonamento. Li aiutiamo in questo senso. Assolutamente. Sì, ma lo sai, allora io sento in casa, non ho segnale per telefono. Non ti rendi, io tocco il cupolone. Vabbè, qua dentro sei magnetico. Sei magnetico, cioè, qua, te allora. Qua dentro non so, penso di essere in queste zone qua dentro, come la Death Valley. Qui è una tomba, arriva solo Vodafone qua dentro. Vodafone e basta. Difatti, non prende. Capito? Io arrivo, fammi vedere un po'. No, cosa non ha di. Oh, ma l'oroscopo? Tre tacche di Vodafone. Io c'ho Wind. Signore e signori, siamo all'oroscopone. Oh. Curato da Stefano Bighi. Grande curato. Stefano. Parte del lunedì 18. È in Tunisia ora. Non lo so dov'è. No, ho visto le foto. Sì, anch'io. Ariete, segno? Lui è acquario. Io sono acquario. Acquario? Gemelli. Gemelli. Il mio ascendente. Ariete, a volte sentirsi troppo liberi o avere... che senso? E che sarebbe? Ossia, vuol dire liberi? A volte sentirsi troppo liberi o avere semplicemente voglia di essere spontanei e genuini. Come il formaggio.
trasformato, lo vedi? E ora gli sto dando della droga particolare. Basta, basta, smettila. Perché innamorati di una nuova dimensione interiore che vi appassiona, non premia le nostre intenzioni, i nostri rapporti. Inizierete la nuova settimana con la voglia di pensare positivo. Io penso positivo perché sono vivo, perché sono vivo. Di E questo è il nostro. Ariete. Ah. Vabbè. Poppa. Okay. Di comportarvi in modo poco serio e responsabile. Confidando forse nella sorte e nelle stelle. Oh. Ma qualcuno proprio non apprezzerà la vostra decisione. Che fare? No. Trovate il modo di conciliare, come disse il vigile, faceva la multa, ecco, il vostro rapimento verso i sogni e le aspirazioni. Con quel bisogno di bellezza quotidiana e materiale. Stiamo rovinando anche loro, non volevo dire. Con quel bisogno di bellezza quotidiana e materiale, cioè la presenza, che da più parti vi viene richiesta, eccoci. Non siate mai apertamente alternativi. In che senso? No, io sono eterosessuale. Non lo voglio sapere. Ricorda qualcuno, eh? Per tutta la vita. Perché il mondo. Mi dispiace. Il mondo vi reclamerà. Si può dire sti cazzi? Beh, certo, certo. Sì, sì, sì. Vai, Toro. Aspetta, mo' arriva. Vedi, basta un attimo. Viene anche lui. È venuto il toro. Toro. Torello, urca è bello. Vai. Toro. Se tutto intorno è per caso e per caos, allora. Aspetta, mi dico papà a me, poi. Il primissimo toro, è inutile imporsi regole e logica. Nessuno diventerà retrogrado, bravo. Seminando il panico tra i sogni e le speranze. O il panico, che è il mangime per gli uccellini. Esatto. Però è bello perché qui c'è scritto sperane. Sperane? Sperane, quindi buon per Paolo. Si spera nelle rane. Sperane. Intanto Mercurio farà quello del termometro, farà di tutto per confondere e rilassare le idee, fidandosi di ogni cosa. Impossibile resistere alla tentazione del miraggio, distrazione, anche se qualcuno vi dimostrerà di non esserne felice. Anche se qualcuno vi ricorderà puntualmente dei rischi e dei pericoli che un simile atteggiamento porta con sé. Nel weekend ricordatevi di Plutone. Plutone era Pluto. Il canone, Pluto. Il grosso cane. Sì. Pluto. E dei suoi sospetti. Fai Plutone, Plutone sospettoso. Prevenitelo. Evitando ogni parola e atteggiamento che possa in qualche modo far dubitare agli altri delle vostre reali intenzioni, ecco, o verità. Quelli. Allora andiamo con i gemellucci. Oh, li legge Alex. Lo leggo io. Meglio così. Ora seri però. È il mio segno zodiacale. Ecco. Io sono nato serio. Gemelli sono Alex. Si vede. Sì. Sono Alex Baracani. Sono Alex Baracani, l'oracolo dell'Altezza. Spesso succede che Mercurio, pianeta veloce e iperattivo, sia il vero protagonista della settimana, grazie ai suoi aspetti e alle sue tante iniziative. Per questo i gemelli, che sono fatti nella sostanza di Mercurio, dovrebbero prepararsi a un momento intenso, nonostante Nettuno renda ancora meno facile capire e interpretare, perché devo difendere, perché poi lui me lo sposta, interpretare il destino. Ottimo l'amore e le relazioni martedì che c'è da fare. Abbiamo il gobbo agitato. Martedì. Boh, dove siamo? Non c'ho l'agenda appresso. Infatti, non c'ho l'agenda. È sicuro che un bagnetto in piscina lo faccio. Ah, ecco, questo caldo. Fammi sapere dov'è la piscina. Va bene. Quando il nuovo dialogo sarà facile e possibile. Quando tanto il bisogno e la voglia di libertà, giovedì. Quando farete la pace con il caos delle streghe. Meno comodo invece il mood cosmico del weekend, perché Plutone proverà a inquinare la vostra energia migliore con le sue mezze verità. Potete resistergli? Ma ecco, bel insomma, mistero. Un oroscopo un po' così e così. Capito? Insomma. Ora si passa un pezzo di Nadia e Francesco, che sono qua, se no che ci stanno a fa? Se non li facciamo anta?
Oh, che un consiglio, ragazzi. Lasciami l'anima, dai. No, che no, lasciamole stare le hecche, oioi. si può dire differentemente uomini. Ma che dai! Ma vabbè. Ma che stai a dire? Ma secondo me non lo sa nemmeno lui, però vabbè, quello è un altro discorso. Dica, Duca. Lasciami l'anima è un pezzo che ci appartiene in maniera particolare, ce l'ascoltiamo. Lasciami l'anima. Ecco. Sto dando il via. Eccoli. Sai che mi resta di te una lacrima dolce, senza di te vita non c'è, impazzirei, rimani con me. Sai, io sento che c'è un angelo in me, che ora qui non può vivere più. Io devo andare e lasciarti qua giù. Dio, che pena mi dai, non farmi andar via in questa notte di sola magia. Lei questa notte sarà ancora mia. Non mi lasciare, io devo andare. Ora che andrai lassù nell'infinito blu, non mi lasciare, amore mio. Lasciami l'anima, angelo mio. Ciao, amore mio, devo andar via, tu resta qui, sarò sempre con te per darti la forza in assenza di me. Nadia Francesco, lasciami l'anima. Ma anche il neorealismo, io mi ho capito, mischiato un sacco. Dei neorealistici? Neorealismo. Ah, no, avevo capito dei realistici. Neorealistici. Neo? Neorealismo. Miau? Neorealismo. Neorealismo. Nuovo. Nuovo realismo. Nuovo?
Suffisso del nuovo. Suffisso. Ah, suffisso, non fesso. Vai avanti. Dopo. Il cancro si legge spesso. Siamo la cosa. A chi? No, sì, 33, andiamo avanti. Cancro chi lo legge allora? Che perché te lo leggi, sì, si va avanti. Sì, perché toccava all'uomo circolare che non c'è. Lo leggi te, poi le legge Mr. Pimpus e poi Pimpus. Pimpus. Detto Pimpis. C'ha da fare, c'ha leggermente è impegnato a caffeinarci. Dai, vai avanti. Ai, senti qui. Cancro. Che? Ma cos'è? È uno studio serissimo questo qua, proprio. Cancro. Ma che sta usando perché ha un meraviglio? Fantastico. Ma che è l'oroscopo o una sequenza horror? Perché il cancro, capito, è un segno un po'... Pesante, un po' particolare. Lupo, cioè... Cancro. Pronti a iniziare la vostra stagione? Pronti a... Cribbio, non mi viene inaugurare. Inaugurare. Inaugurare? Oh, pronti a pronti a iniziare la vostra... inaugurare l'estate. Cioè, ma mi stanno dando. Non c'è nemmeno la R, pronti, non c'è guerra. A inaugurare l'estate? Da giovedì il cancro si flash illuminerà con la calda energia del sole. Forza del cielo che si andrà ad aggiungere alla grinta mentale di Mercurio, già nel segno. Festeggerete l'inizio ufficiale dei vostri compleanni con una libertà speciale, con la sensazione che tutto possa muoversi e esprimersi senza regole. E mentre la mente, con i suoi prodotti, galleggerà senza... galleggerà senza una direzione chiara. No. Proverete a stupire qualcuno dimostrando di saper proteggere i vostri principi e le vostre qualità. Sabato, sì. E poi anche un po' rano, vi renderà particolarmente liberi e alternativi, desiderosi di apparire in modo diverso, sempre al netto di regole. Pertanto togli l'IVA del 22% e fai il netto. Ti capì? Il netto è anche il lordo. Il netto è anche va il bene, ok. Dica. Cari amici del leone. E mo arriva il leone. Ma è già zuccherato il mio oppure mi avveleno? C'ha già zuccherato. Ma già chi sì, mi ha zuccherato? Te l'ha zuccherato. Me l'hanno te l'ha addolcito. Aioi. Pazzi scatenati. Giusto, la canone. Giusto. Esatto. Cari amici del leone, la contrapposizione tra Venere e Marte, che si consuma in questo periodo nel cielo, sembra riguardarvi davvero da vicino. Perché vi metterete da parte per un momento, il sole da giovedì si nasconderà rendendovi meno visibili e appariscenti, per affrontare sfide e scommesse. Sceglierete così di proteggere il vostro destino e la vostra professione da chi la minaccia, di non smettere di rispettare regole e principi che qualcuno vorrebbe mettere in discussione, perché ci credete per davvero. Il tutto ostentando bellezza e armonia di fronte a personaggi che, al contrario, si faranno forti della loro aggressività, della loro forza che si vorrebbe imporre, e ci farrete una bellissima figura. Ci farete, hai detto. Figura farete. Allora, tocca alla Vergine. Allora, c'è la Vergine, io non l'ho mai letta. Ma allora, la Vergine in 26 anni. Ecco. Che c'è la radio. 26 anni. Che la radio esiste sono 70? No, di più. Cioè, attenzione. Non l'avevo mai letto. Lo fanno operazione. Metti la musina o lo leggo senza musina? Il telefono. Il telefono. Ma cosa ho fatto io? Qui il telefono. Ma chi aveva telefonato? Chi è? Demenz. Tutto in diretta, vediamo chi è. Questo è Demenz. Pronto? Sì. Avanti. No, c'è tua sorella, siamo in diretta ora, Salvatore, ma non te ne vedi mai. Demenz. Ma perché? L'ho sentito direttamente mentalmente. Perché hai questi attacchi di anzianità? Attacchi di anzianità. Abbozzala di andare a fare le fotografie alle mutandine. Ecco, dove sei? Cosa fai e perché lo fai? T'ho beccato. Sì. Che c'è? Cosa dice? Con i pantaloncini alla suava c'è 102 anni. Ragazzi, non sento una sega al legno. Dicevi? Siamo in diretta, siamo appena in diretta. È così, giusto per ricordarlo che... Cosa vuoi? Sì. Bene, uno, due. Ok, vai, passa da qua dopo, dai. Oh. Su, fa qualcosa. Intanto fino alle 7 siamo qua. Beh, anche, forse anche qualche minuto in più. Ciao, Gigi. Ciao.
come si chiama la trasmissione Rai Fatti Vossi? Tanto, come cazzi io, vossi? Io ho tanto, ma va a cagare. Diciamo, io ho due persone che telefonano sempre durante la diretta. Lui è Testa Pinot. E Walter, non si sbaglia. Sì. È così. Abbiamo la Verginella. Oh. Si parte con la sigrella, urca che bella. Sì. Non mi spari il lettore. Grandi aspirazioni. C'è, non ci fa, c'è. Ci sei? Benvenuti a voi vergini e non vergini. Guarda loro che vengono. A tutti vergini. A tutti vergini? Ma cos'è? Qualcosa è un porno? No, è un tutti vergini. Vergini. Ah, no, per tutti vergini. Non sempre anche la nostra reazione a qualcosa che non ti piace, non no, ci piace. La musichina è adatta perché lui già lui vede lui i folletti, capito? Ma poi cioè, non ti sente. Madre se natura. Non ti vede, lui non ti sente. Perciò te puoi anche da anche due ore, intanto non ti sente. Dicevi Francesco. Guardami. No, dicevo che la musica è bellissima, madre natura, già te vedi i folletti, i nani, capito? Ora pure madre natura. Quindi. E lui è padre natura. Vergine. Sì. Oh. Non sempre la vostra reazione a qualcosa che non ci piace. Che non ci piace. E che non ci disturba può essere negativo. Di chiusura o è critica. A volte, cosa fai? Smetti di fare così. Abbassa che mi la base. Suca, lo stavo facendo, minchia. Mi distardi. Dammi parla, tempo. Parla accendi una sigaretta, caffè, sta ceppa, no, poi. Non fuma nemmeno tu. Oh. È che sono polipo. Cosa fumi? Hai cominciato anche a fumare? No, poi continuo a ribadire a Riccardo che due mani c'ho. E col pisello ancora usare i mixer non mi riesce. Però mi applicherò. Ti stai applicando? Mi applicherò anche col pisello. Lo fai cascare. Che così come la barzelletta di quello lì che rompeva le noci di cocco. Esatto. Sai dolore? Oioi. Non mi no, ci fa pensare. No, non lo posso dire, la racconterò poi. C'è solamente l'immagine. La racconterò poi, non è, ci abbiamo da finire questo. Sì. Sorprendentemente di adattarci alla realtà per non subire. Perché? Anche questa può essere una soluzione. Così, di fronte a un Nettuno che da lunedì aumenterà contraddizioni e disordine nel presente, tra parentesi, invece di chiarire, sì, perché era ecco oscuro. Che la Vergine sceglierà di provare a capirne il perché, diventando intelligentemente complice di un caos che sembra avere un senso ma non lo ha, un piano terra. Ottima decisione per non diventare vittime di un trend troppo il quale davvero sta scrivendo allucinatamente. Non potete combattere. Sabato mettete da parte i cattivi pensieri per nutrirvi di un ottimismo prezioso. Oh. Pezzo museale. Giusto, fa ragione. Ma vedi ogni tanto, eh? Ogni tanto c'hai anche un segnato. Anche perché tra po' c'è la pausa. La menopausa? La menopausa. Testa, torna indietro, il menopausa. Ha diviso pausa. La dipende da quanta pancia uno c'ha per avere la menopausa. Ditemi. Beh, direi il nostro inizio, proprio la grande gavetta. Noi abbiamo iniziato con il nostro amore, che ha riscontrato un grande successo, soprattutto all'estero. L'hai trovato? Ragazzi, porca miseria, ma perché? Ma guarda che patire. Nostro amore. Eh sì, quello l'avevo capito, fa prima a far così, eh? Non puoi cercare direttamente digitando. È quello che sto facendo, caro. Perché fa prima, però pensavo fosse in scaletta qua. Insieme noi. Oh, il nostro amore. Ma da Francesco, beh, insieme noi. Prince of Roses. Che? Mi hanno fatto un video, boh. Vabbè, però è che quello lì. È quello, certo. Questo è un fans. Un fanzone. Ma è un fans. Prince and Roses, sti cazzi. Però. Vado, Il nostro amore, Nadia Francesco. Ah già, vado, andò. Diamogli tempo, arriva. Sorprendente questo.
questo amore esclusivo, maledetto, mi disseta, mi divora. Toglie il respiro, chiude le vene, mi delude, poi di nuovo sai mi illude, mi sazia l'anima e mi fa vivere, poi ci uccide in un istante, questo amore così grande dentro noi, mi fa sentire un uomo vero, forte e fragile, importante poi di corpo, tanto inutile, mi fa sfidare il mondo intero e volare più lontano, verso l'ignoto, non so dove arriverò, ci fa sentire la passione di un momento, il nostro amore è così grande e male. Incredibile, particolare, senza limite, questo amore sognatore, senza meta, mi disseta, mi divora. Toglie il respiro, chiude le vene, mi delude e poi di nuovo sai mi illude, ci sazia l'anima e ci fa vivere, poi ci uccide in un istante, questo amore così grande dentro noi, mi fa sentire un uomo vero, forte e fragile, importante poi di corpo, tanto fa sfidare il mondo intero e volare più lontano verso l'ignoto, non so dove arriverò, ci fa sentire la passione di un momento, il nostro amore è così grande e maledetto, attraversa ogni istante il mio pensiero, il nostro amore Eh beh, la bilancia, sono diventato la bilancina. La bilancia, Riccardino, che la leggi sei bilancina? No, c'è la leggo io? Ah, datemi te, col passo felino? Col brivido felino? Come si fa a leggere col passo felino? Sento che mi vuoi, la luce del mattino, ecco. Si accende tra di noi. È così. Forza, oggi va così. Leggi sta bilancia. Cari amici della bilancia, salutiamo tutti i bilancini, bilancine e bilancione. In che senso? Acquario, bilanciati, gemelli, i bilanciati, gli sbilanciati, gemelli, acquari. I pendolini, no, i pendolini. Forse, cari amici della bilancia, vai, per sfidare un caos. Sorella? Sì, mia sorella. Tua sorella. Mia figlia. Max Giusti. Una serie di altri personaggi che... Che gli hanno adesso la moto. Ma che aveva fatto? Gli aveva smontato? No, c'era il suo principale, gli ha buttato in terra e gli ha smontato a mezza. Ah, ecco. Ma il principale? Facendo retromarcia un... L'ha presa un pillet, un pallet. No, sì, il... Muletto? Muletto. Oh, non mi veniva. Un muletto. Un muletto grosso però. Un mulino. Capita. Un mulino a vento. Un muletto. Un muletto. Bilancia. Dica.
Forse per sfidare un caos che cresce velocemente, sebbene il disordine stavolta non vi tocchi troppo da vicino direttamente, ecco che nei prossimi giorni deciderete di far passare ogni cosa sempre soltanto dal pensiero, quindi non dall'intelligenza che muove e che migliora tutto davvero, davvero tutto. Stabilirete così il momento dell'ottimismo e della crescita. Ecco. Per poi capire se e quando sia possibile rilassarsi e non pensare troppo. No, non pensare troppo, non bilance, troppo. Bilance, perché poi vi incazzate. Ah, però giovedì! Esattamente. Ma giovedì, Max, ecco. Giovedì non pensare. No. Vieni a fare la trasmissione. Tranquillo. Appunto, vieni a fare la trasmissione tranquillo e non pensare. Ecco. So, poi ti agiti. Oh, che ora c'è giovedì sera? Dopo finito Max si comincia noi? Che? Dopo finito Max si comincia noi? Yes, sì. Fate attenzione in vista del weekend, perché qualcuno potrebbe vivere una tensione interiore con voi. Forse perché lavoro e impegni reclameranno più attenzione sottraendolo a chiamate. A chiamate? Chiamate. A chiamate, ho sbagliato, scusa. Nel weekend provate a capire se e come potete migliorare le promesse del destino. Ino. Vabbè, se ora te hai detto bilancia, Scorpione ritoccava a te. Sì. Lo leggo io, Scorpione. Certo. Allora. Certo. Certo, si fa presto di certo, certo. Come si dice? Certo. Salutiamo tutti gli amici dello Scorpione, ovviamente. Questo è molto a serial killer, però. SK. Questo è psycho. Ah no, pensavo Stradivari. Magari di fe. Scorpione. Aspetta, fammi preparare una cosa. Aspetta, scendo. Non riesco a leggerlo. Te non ti preoccupare. Te abbi fede. Perché ho paura che sta preparando un jingle che... No, niente. È un jingle? Sto preparando il segno successivo. Leggi te? No, poi leggo tutto. Ma vai. Il disordine e l'incertezza che ciò che ora semina in te e anche in voi, amici dello Scorpione, lui vive proprio nel tuo segno. Ecco che da lunedì si faranno fare compagnia da nuovi dubbi di un Nettuno amico, ma davvero un branato. Ecco. Che Paolo, per questo, ma lui non è Scorpione. È Leone. Ah, è vero. Per questo la convinta alleanza di Mercurio, dio della logica, e ora intrigono dall'acqua, vino e birra. Eppure. Del tuo segno. Botte. Stavolta sarà preziosa come l'acqua per il deserto. Perché in deserto c'ha bisogno d'acqua. Se te non sei in il deserto, non c'è nulla, hai bisogno cosa dell'acqua, ma se non c'è nessuno, deserto. Ma ci metti le piantine nel deserto. C'è l'oasi. E le datteri. I datteri. Secondo me rimane... Nelle noci c'è le palme. Nelle palme c'è i datteri o le noci di hoppe. Ma i datteri non fanno cacà. No, l'ho visto. Non lo posso dire. Nel deserto c'è il miraggio. Il miraggio. C'è il miraggio. Scusa, ma se c'è il miraggio, c'è anche il tuo raggio. Ma fa anche il miracolo. Ma il suo raggio entra nel vostro raggio. Ed esce fuori una fonte. Il raggio. Miracoloso. Miraggio. Decidi di vivere sempre solo di concretezza, di affidarti alla mente e mai al cuore. Chiudete il cuore, se no vi fate del male. Ecco, bravo. Perché quasi sicuramente finiresti per sbagliare. Fallo. Abbiamo capito cosa voleva dire, per cui abbiamo te, che se no ti faccio diventare dello Scorpione. Dica. Quando cioè qualcuno che ami vorrà forse vivere alla grande e mettersi in mostra, mentre tu preferirai uno stile meno evidente che sia sottovoce. Nel weekend i dubbi faranno spazio ai sospetti, che peccato. Ecco. Ora se rovesciamo tutta la scaletta. Ora Sagittario... c'è un altro pezzo. San già è terzo. È il terzo. Ma e mi perdo. C'è un altro pezzo. Ma mi perdo. Che pezzo ci fa ascoltare? Cioè, Bronzi cosa ci fa ascoltare? Aspetta, hai bronzi. Aspetta, ma perché no, già pronto. Non ci si domanda mai? No, io sono così un po' confusa, no? Perché Francesco, appena usciremo da qui, lo porterò dal dottore. Psicologo. Sì, ci vuole. Ma sei confusa e felice? Confusa e felice. Siamo già un pezzetto avanti. Raccolto la citazione. Come disse Tarzan. Cosa ci ascoltiamo adesso? Insieme noi. Vai. Ecco. Insieme. Infatti siamo insieme noi. Siamo insieme tutti noi. Insieme. Tutti insieme. Siamo tutti qui. No, quella era Braccobaldo Show. No, non Nadia siamo tutti, c'è qualcuno. Cosa ha detto? Ha perso il cane per arrivare qui. No, è che l'hanno abbandonato. L'hanno abbandonato. Povero per Paolo. Ma cosa l'hanno lasciato in mezzo a una strada?
legato al guardrail, in mezzo alla tostata, sì, legato per il collo alla, esatto, colonnina dell'SOS. Sì, vabbè, ma se fa una scureggia la porta via e poi dopo blocca la tostata. Assolutamente, certo, sì. Insieme c'è a una noi, fuga di gas, oddio mio, inquinante, deleterio, deleterio, rischio di esplosione, come dicono a Livorno, deleterio. Insieme noi, no, eh? Sì, insieme noi, Nadia e Francesco. Apro gli occhi e canto perché tu mi dormi accanto. Cerco la tua mano, la carezzo piano piano. Poi trattengo il fiato, non volevo e ti ho svegliato. Dolce il tuo sorriso, come candido è il tuo viso. Com'è bello, amore, risvegliarmi sul tuo cuore. Stringo la tua mano, sai, nel sogno era lontano. Mai durato niente e ora tu sei presente. Ci alzeremo insieme e cammineremo, paura non avremo. Cammineremo insieme, noi saremo terra e fuoco. E daremo linfa ad un amore, non a un gioco. Un amore che sia il sale di una vita che ci vuole sempre. Passerei le ore a sognare sul tuo cuore. Quando ti allontani già mi tremano le mani. E un'ora pare un giorno quando aspetto il tuo ritorno. Mai durato niente e ora tu sei presente. Ci alzeremo insieme e cammineremo, paura non avremo. Cammineremo insieme, noi saremo terra e fuoco. E daremo linfa ad un amore, non a un gioco. Un amore che sia il sale di una vita che ci vuole sempre e solo uniti insieme noi. La Nadia Francesca, sì, insieme a noi. Veramente bravo. Hai capito? Grazie. Complimenti. Benissimo. Che cacchio di segno tocca? Gli scocci e la Toscana. No, se la parola pistoiese io la conosco bene. Che quando tornavo dal mare c'è il discesone nella Toscana. Sì. Quando c'aveva il camper che andava a gas e non andava un cacchio, se non prendeva la rincorsa non faceva la salita. Sì. È vero, eh? Era un 2000 benzina, ma però era... Mi si salire parecchi. Ah, ecco. Fatto delle cose storiche, direi. Ecco. Scorpione? Sì. No, Scorpione non sa belle fatte. Sagittario.
Sagittario. Mi vedo un po' perplessi, lo capisco. Sagittario. Chi va? Vai tu? Sagittario, quello leggi. Alex, Baracani. No, io leggo l'ultimo, leggo pesci. Te leggi pesci. Allora così chiude e dico tutta la finitera e fuori. Ma io leggo Capricorno. Capricorno. Non a caso. A caso. Per qualche oscuro motivo. Vabbè. Sagittario, se tutto, Sagittario. Se tutto intorno a te è dubbio e incertezza, come la banca circolare, tutto intorno a te. Sei incerto te? Nettuno da un po' incerto? Boh. Ma la stessa città. No. Comunque, ho visto che Nettuno è stato aperto tutte le sai. Le volte c'è Plutone da tutte le sai parti. Sai perché il cielo comunque è quello, Non cambia. Nettuno da lunedì in retrogrado finirà col sommare caos all'anarchia di Giove. Non ti resta che tenere fisso lo sguardo sugli altri, su chi ti ama. Guardami. Esatto. Che posso, casella. Quasi. Quando lo dico io? Forse per provare a confrontare. Forse ti rimane intrecciato il dito, Giuca, io dico, non c'è mia le dita intrecciate. Ma Giuca, no, io ho le palle intrecciate, ma lo fai leggere proprio Giuca, figliuolo. Se è quello postale. Forse per provare a confrontarti con chi? Casella. Ma porca. No. Te lo devo dire io, ma scusa. No, questa perché capito? Devo stare. Devo passare. Forse per provare a confrontarti con chi, teoricamente, ora vive un'energia più chiara e non oscura, quindi, e logica della tua. Crea una grande intesa con i partner martedì. Ah, però, quando, cioè, giovedì, Giove e Mercurio sapranno capirsi e aiutarsi al volo. Come flap, disse. Flap, 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 era il volo. Giovedì, divertiti insieme a qualcuno. Yuhu! Perché in quel momento la logica non sarà una qualità così strettamente necessaria o vitale. Quando è 2 più 2. Ma infine attenzione al tuo weekend, perché il tuo modo simpatico e spiritoso di comportarti potrebbe non piacere e far crescere i sospetti. Capito? I sospetti sono gravi, attenzione. Occhio ai sospetti. Capricorno! Salutiamo gli amici del Capricorno. Così, no, mi è presa. È presa così. Ma è presa così. Male, salutiamo le lavatrici. Ci sono. Salutiamo le fontane. Cari amici. Salutiamo. Il ciula. Cretino. Non il ciula, cretino. È staccato. Salutiamo il ciula. Pausa. A Riccardo. A me. Cretino. Sì. Oh, perfetto. Oh. Va bene, sì. Beh, salutiamo la poetessa. Cretino. La poetessa? Sì. Esatto. Gnafo. No. Capricorno. Vai avanti. Ci sono momenti in cui anche le stelle, sì, persino loro, sembrano capaci di esagerare, di andare oltre i limiti della misura. Esatto. Non facciamo gesti. No. E del buon senso. Non gesticolo. Testicolo. Non testicolare. Sto testicolando. Perché l'universo è perfezione. Sì. Ma a volte. Sì. A volte è difficile, da capire. Sì. Da lunedì Nettuno diventerà retrogrado. Sì. Qualcosa che aggiungerà un'apparente confusione al caos. Invece assolutamente reale. Oh. Che Saturno e Plutone già seminano il Avevo letto il Capricorno. Come fanno a seminare chi il Capricorno? Chi semina raccoglie. Appunto, come la ciale doglie. Dovrete così davvero decidere di arrendervi all'evidenza, delegando e consegnando sorti, ma sorti di chi? E destini al prossimo, provando a comunicare meglio e spesso. Usa il telefono. No, più che altro, chi parla? Meglio e spesso, lasciando che gli altri possano entrare nelle vostre realtà. Siamo così ora? Cazzo ridi, lo so cosa stai pensando, porco, nelle vostre realtà per darvi... Ti posso consigliare dei canali che vanno dal 112 fino al 127, ecco, lo sapevo, dove la sera dall'una fino alle 5:30 la mattina trovi bulicce di ogni genere da poter contattare telefonicamente a prezzi modici. Ecco, no, io guardo un solo canale. Ci sono i consigli per le segherie. Esattamente. Pertanto vi consigliano i legni. No, perché io...
le lame. Esperto però. Sì, no, sì, no, esperto, perché esperto. Ricordi che facevo la sicurezza all'interno dei night club e queste io l'ho viste ragazzine, ecco, nude. Ora le rivedo nude, 20 kg in più, certi fardelli, roba da pa. C'hanno anche più poppe, però c'hanno più certi culi. Eccoci. Lasciamo perdere. Che fanno, no, provincia. Io l'ho provincia. Viste da ragazze e l'ho viste poi ora che sono in televisione. Ecco. Senti, ma provincia di Milano sono, o provincia sono, di Aosta? Diciamo sono lievità. Finirò. Sarà io. La menopausa. No, io non finirò. Sì. Non finirò. Dai, leggi, vada, su, leggi, sta. Leggi, dove ero rimasto? Dovete niente. Così davvero decidere di arrendervi all'udienza. Delegando e consegnando... Sorti. Sorti e destini al prossimo, provando a comunicare meglio e spesso, lasciando che gli altri possano entrare nelle vostre realtà, cioè qui ci siamo persi, poi per darvi consigli preziosi, ecco. Si chiama consigli, sì, sì. Nel weekend, però sono sempre preziosi. Assolutamente, nel weekend ricordatevi di essere molto chiari per non destare dubbi. Chiari, ok. Chiari per non destare dubbi. Poi fuori onda vi spiegheremo. Ma sembra facile, no, vero? Sembra, ma non è. Ma non lo è. Oh Rosa, ma che l'hai uso l'acquaio ieri sera? Assolutamente, chi è? Ah, sarà qua sopra ogni tanto. Sì, sì, sì. Kibbutz. Kibbutz. Come dicono gli arabi, kibbutz. Ah, acquario. Chi? Io ho letto. Acquario sta, ecco. Ecco. Sta lei. Sta lei. Allora, a lei lui. Felice Acquari. Acquario è lui. Felice sono io, sono Acquario. Io. Francesco, questa per te. Grazie. Mettete da parte per un momento il vostro modo altezzoso e un po' snob di comportarsi. Non sei te questo. No. Per riconoscere. Io ho visto una testina che ha fatto sì da quella parte. Io non volevo dirvelo. Per accettare che Nettuno ora non renda troppo semplice capire i confini delle vostre qualità o riconoscere le reali dimensioni delle vostre capacità. Aia. Fatelo prima. Stai facendo film porno ultimamente? No. C'è scritto reali dimensioni delle vostre capacità, c'è scritto qua. Ma non parla di me, non parla. Ah no. Fatelo prima di giovedì. Quando cioè Marte, con la sua inarrestabile voglia di trasformarvi in tanti guerrieri dello zodiaco. Visto l'altro giorno l'ultimo dei guerrieri dello zodiaco, il cartone animato, erano su nel paradiso, ecco. Vi obbligherà a scontrarvi con la dolcezza o la diplomazia di qualcuno, ma senza alcuna garanzia di poter vincere il nuovo match. Nel fine settimana avrete però la possibilità di mettere in gioco le vostre rinnovate passioni con un partner particolare, originale e alternativo. Oi con l'alternativo. Occhio, trovi qualcuno, occhio l'alternativo. Trovi qualcuno che ti frusta, occhio. Non eh? Ci saranno regole. Scusate, stavo pensando, se ne doveva leggere 3 per 1 ce n'è rimasto uno fuori. I pesci. Qui si è sbagliato a contare. Chi è che ha saltato? Non lo so, leggo io i pesci. No, le posso leggo io. Aspetta, aspetta. No, perché fammi... di solito leggo l'ultimo perché devo c'ho tutta la pappa del. E invece, vabbè, niente. Chi lo legge, pesci? Leggo io, vai. Leggi te? Leggo io, vai. Mai ci sono. Allora, carissimi pesci. Sì. Come sempre. Questi certo. Sono i pesci. Sono pesci. Come spesso vi succede anche nei prossimi giorni, sarete spesso sulle prime pagine dei giornali scandalistici che ecco. Parlano di astrologia. Trombologia, perché scandalista, trombologia. Bravo. È la ragione piuttosto semplice, perché da lunedì Nettuno, il vostro graditissimo ospite, così tanto chiacchierone, sarà ancora più caotico, ancora meno chiaro, con ovvie e disordinatissime conseguenze sulla qualità del presente. Oi. Eppure, per qualche strana ragione, né voi né le persone che vi sono più vicine sembreranno accorgersene o preoccuparsi. Da giovedì il nuovo trigono solare vi darà però un nuovo slancio e vitalità, perché avete davvero bisogno di sognare, di non pensare alle contraddizioni delle stelle. Oh. No, la mamma è bene che non pensi alle contraddizioni delle stelle, perché già deve rompe... pensare soltanto a fare donna. La valigia e tutte insieme alla mia mamma, tutti in Inghilterra. Ancora, te sei fissato. Te sei fissato. Non ve lo racconto perché, ecco. Perché c'è una signora e non lo racconto. Ecco. Sono quelle cose che guardo dopo l'una. Cioè, si è detto di tutti i colori. No, questa non gliela racconto. Non gliela racconto. No, ve la racconto io. Prima ha detto, racconto, no, prima
cioè avete detto tutti la vostra, capito? No? Ora, caso strano, ah, perché c'è una signora qui in studio, capito? No, perché... Beh, deve essere proprio grossa. Nadia, cioè, no. Lui, che è un vecchio porco... Ho visto un programma su Cielo. Allora... Livello lì su... che ci sono... che la sera fanno sì. gli XXX. In Inghilterra c'è una parte della popolazione appassionata delle signore anziane. 250 sterline a botta. Noi ci sa due, la sua mamma e la mia mamma sono più di 80 anni. Noi si butta via tutti i santi giorni 250 sterline a testa. Ma me la smontano. Poi, ma che fa, gente, la, diciamo di far piano. La rincollo con l'attac, col diciamo vinavide, gli metto un piano. Par di bullette. Cioè, che gli fa? Beh, la ditta capito? Ikea. E si sta apposta la ditta Ikea. Allora, ma lo sapete, capito, perché ma... venne scoperto? Non te l'ho raccontato. Perché venne scoperto questo giro qui di squillo? Di... Perché una ragazza va a fare uno di questi programmi dei talent e quindi ti vanno a fare la Wasserman, ti vanno a cercare. Non scopre anche la nonna di questa ragazza, nasceva la prostituta a 83-84 anni. Ma dici davvero? Ah sì. Guarda, te lo giuro. Cavolo. 250 sterline. E c'era chi ci andava, ragazzi giovani, e c'era dei video di... No, perché qui comincia a muoversi lo stomaco. L'ho mangiato poco oggi perché io mangio sempre poco un giorno e mi rifò la sera. No, te lo racconto se farà. No, ti mando un link. Ecco. No, meglio di no. Meglio di no. Mandala a Francesco. Guarda, allucinante. Parte l'antivirus. No, è una cosa allucinante. E iniziano a uscire 250 sterline. La perversione è come se. Riccardo mi va con nonna papera. Dai, e la nonna papera cosa gli dice? Dove me l'hai messo qua? No, ma lei lascia Orazio il cavallo. Orazio il cavallo. Ma dai! Orazio il cavallo. L'oroscopo della settimana, signori, torna sabato alle 17 giù di lì. Ringraziamo sempre il grande, immenso e sublime Stefano Vighi. Sì. Questo video lo potete trovare sulle pagine di www.astrologando.it, sulle pagine Facebook, che è anche quella di prima, era la pagina Facebook, su Florence International Radio e anche astrologando.it e le incursioni barbariche. Poi le potete trovare anche sui giornali patinati come Marie Claire, Gioia e Cosmopoli. E non usateli per andare in gabinetto perché scivolano. No, perché non ci sono, ecco. Più, non è più postal market di una volta che è fallito, c'era delle fotografie particolari. Ah, la frase della settimana. Attenzione, se usate l'edizione digitale non usate il monitor. Senza perché monitor. C'ha gli spigoli. Sì. E fa bua. Che fa con il monitor? Lo spieghi te? Non lo so. Frase della settimana, pomeriggio d'estate. Per me queste sono sempre state le due parole più belle della mia lingua. Harry James. Lascia salta perché vogliamo parlare con i nostri amici e sono così gentili da sopportarci. Assolutamente sì. E da seguire no, il nostro noi filo. Noi ci stiamo divertendo. Il nostro eh? Filo del non sì, sense sì. della trasmissione. Allora, ora pezzo i nostri pezzi abbiamo finito tutti. No, ce n'hanno ancora, ce n'hanno un bambino. Allora, dica. C'hanno una produzione decennale. Lei mi suggerischi, come diceva Fantozzi. Suggerischi. Mi suggerischi. Ma cos'è, gerundivo? Chi? È gerundivo, gerundischi, gerundivo o è passato bipolare? Ma che passato bipolare? Ma che è lingua bipolare. Parla? Che mica sai? Abbiamo fatto i pezzi più popolari comunque, no? Dunque, sì, abbiamo fatto i pezzi quelli più popolari, diciamo, quelli più conosciuti. Dammi un totano, un titolo. Vabbè, io direi di passare un'altra cover. Di che abbiamo interpretato io e Nadia, di Mina, Adagio. Adagio, lo cerchiamo, Adagio, vedete? Tink, tastino. Comunque ho scoperto che esistono gli interruttori bipolari. Cos'è? Anche. C'è un problema bipolare? No, gli interruttori bipolari esistono. Io anch'io c'ho. Una volta avevo un problema bipolare, andavo con due donne alla volta. Ero bipolare. Ero bipolare, e vedrai. John Holmes, una vita per il cinema. John Holmes, una vita per l'amore. 30 centimetri di dimensione artistica. E le storie tese. E soffrivo per il mio pene. Perché non avevo pene. Esatto. Poi il pene. Del pene. Poi il pene mi ha dato il pane. Il pene. Allora sentiamoci, Nadia e Francesco con Adagio, cover di Mina. Adagio,
parla piano stasera, o gli altri capiranno di noi, balliamo, ma non stringerti ancora nel buio, vedo gli occhi di lei. Adagio, no, non farle capire che il cuore scoppia dentro di noi, non deve cominciare a soffrire se t'amo, non è colpa in onda. Buonasera, benvenuti su florensinternationalradio.com, sempre con i nostri amici Francesco e Nadia. O Nadia e Francesco. O Nadia o Francesco. Invertendo l'ordine, intanto sempre loro due sono. Cioè. Come dicevo, invertendo l'ordine degli addendi, il risultato non cambia. Sono bravi. Grazie. Ah, ma questo ce l'ha detto un extracomunitario. Sono anche professore in matematica applicata. C'ho un master, ma visto il mio curriculum, vero? No, andava di moda avere questi curriculum. Vabbè, che c'entra? Vai a vedere il curriculum, te, dai, su. Ce n'ho uno anch'io. C'è anche te il curriculum? Ce l'ho anch'io. Ho mangiato un hot dog all'università di Cambridge. Poi ho passeggiato con. Non avessi il curriculum, non potresti andare al CESUM. No, di sicuro. Lo so che è una boiata. Il curriculum. No. Lo so, ho passeggiato mano brutta, nella mano nel giardino. Ci dobbiamo pensare un po', Lo so che va bene, mi sono comprato una magliettina. Siamo qua, ci stiamo divertendo. Che ha fatto? Stiamo benissimo. Che ha fatto, Alex? Mi sono comprato una magliettina nello store di Yale, una delle prime tre università al mondo. Ho frequentato Yale. Nello store di Yale. Store. Lo store. Sì, c'ho questo
c'è sto californiano stretto. Sì, dai, no, della, sente. Della zona, sei stato di troppo in California, Hills, quello, quello. Sì, sì, no, la California, sopra, sopra cosa? È lì vicino a... Lei sopra c'è Luca. Un inglese un po' sopra Luca. Esatto, esatto. Ci sono stato anch'io tante volte. Anch'io a Chicago? Monte Carlo. No, a alla California. Ah no, pensavo a Cagliari a Chicago. No, anche perché c'è i ripetitori. C'è la California, faccio volta... dov'è? Vicino a Monte Carlo. Luca. Sopra Lucca c'è tutti i ripetitori. Sante volte sono stato lì. E Soci dov'è? Chi? Soci? Arezzo. Ah, Arezzo. Che... Ma pensavo fosse Russia, io invece non e infatti Arezzo. C'è già stata la seconda mandata di giornalisti e sono andati a Arezzo. Ma sono invece a fare davvero laggiù. Come quelli abbiamo fatto l'altra volta per le Olimpiadi, no, della, l'altra della volta, neve. L'altra volta era vero, stavolta no. Ah, spero no, almeno. No. No, non lo sai? Ho visto Soci, ho visto il cartello. Quando ci furono le Olimpiadi in Russia e le facevano a Soci, un gruppo di giornalisti sono andati a Soci, a Arezzo. Ma sul serio, cioè, è roba a manicomio. Cioè, come fai a confondere? Se in Russia ci va a fare Arezzo? È perché Arezzo magari era più vicino, quindi. Vabbè, quello sicuramente. Lo stesso, ma erano stranieri, non mi ricordo da dove veniva. Non c'è nemmeno la neve. Ci hanno nevicato quest'anno, e le Olimpiadi. Stanno cannoni spadaneve. Eh beh, parecchio spalla neve. Magari spalla tutti, neve. Tutti attrezzati anche con gli interpreti, no? Ho capito, ma anche fotografie, quello e l'altro. Cioè, ce ne siamo. Diciamo, Arezzo. Soci in Russia, un po' più in su, ma appena appena, la seconda, terza, sinistra, poi sale e ci arriva. Ragazzi, no. Fuori onda stavamo parlando che se ritornassero in estate delle belle manifestazioni canore che gira l'Italia, forse si riuscirebbe, sembra dai, ce allora, fare. I giovani allora, nel artisti... calcio non si fa i mondiali, nell'atletica non ci sa uno che vince nelle Olimpiadi, nella canzone non esce più uno forte come usciamo. Vabbè. Qui siamo la disfatta completa come a Caporetto con Diaz, uguale. Siamo messi malino, dai, però vabbè, sembra anche a me. Guarda, di artisti bravi in giro ce n'è tantissimi, però purtroppo questi ragazzi, anche molto giovani, veramente promettenti, sì, però non promettono sono bene. Stipendiati da Sony Universal. Ce n'è veramente di bravi ed è un peccato comunque non farli emergere, non farli conoscere, perché potrebbero fare la differenza sulla musica italiana. Ma davvero. Ma ragazzi, ma noi abbiamo Young Signorino. Io non ho avuto il coraggio di guardare quel video. No, ma guarda, ti faccio un esempio, cioè, delle moto. Se adesso abbiamo dei campioni in 125 e in 250, perché nel 2014 Valentino Rossi insieme alla Yamaha hanno aperto la scuola per i corridori. E abbiamo in Moto 3 e in Moto 2 quelli che stanno lottando per il mondiale sono usciti da quella scuola. C'è Sky di... Cioè, tra uno dei sopra... grandissimi tecnici, c'è la Yamaha, c'è Sky come sponsor tecnico, tutto, c'è Valentino. Però se non arrivava un privato con una passione allucinante, perché sennò a 39 anni arrivare in fondo all'arrabbiata a 340 km l'ora e ci vuole ore. Poi se anche... non lo fa un privato, nulla. Poi anche nella musica, cioè, la cosa che dico sempre, no? Magari c'è una bellissima canzone e magari comunque i network dicono no, non va bene, però perché se la fa un big va benissimo, cioè qualsiasi cosa canta va bene, chiaro. Va bene. Ma è normale. Però la perché sono conosciuti, perché hanno una storia alle spalle magari. Ma, questo indubbiamente, cioè, comunque... però cioè, il succo è quello. Cioè, la canzone è quella, non è che cambia. Ma il discorso che parlavi se la canzone è bella, è bella. Certo. Se è brutta, è brutta. Sì, ma anche se il cantante è bravo, cioè voglio dire. Certo. Capito? Il problema grosso è che se non arrivi lì, o con la spintina dei vari talent, e in particolar modo della signora Costanzo. Ah, la De Filippi. Sì, perché io li pubblicizzo parecchio. Molta amica di la vocina più o meno è così. È molto delle. Quando si parlava di conduttori. Eh sì. Cioè, allora, diciamo mio. La verità, ce ne sono due che stanno in top soprattutto. E io sono contenta e che è riuscito Alessandro Greco, sinceramente, perché è un personaggio valido, sa fare il suo lavoro, è una persona seria. A me piace molto.
E dunque, quando l'ho rivisto in televisione dopo tanti anni, lui faceva furore, giusto? Sì, sì. E l'ha rifatto quest'anno anche. Sì. Hanno fatto so perché... il trentesimo? Sì. Insomma, sì, l'anniversario. Io hanno so fatto... che fa il programma e non sempre vedere sempre gli stessi. Hanno fatto almeno quattro puntate speciali di furore su Rai 1. La tomba del presentatore è quando cominciano a fare le televendite, le materasse. Allora lì non rientrerai mai più nel giro. Ah, no, no, quello... C'era Fridolin... c'era quell'altro che stava con quella di fuori d'artificio, no, di fuori d'artificio, il ciclone, la strada. Lui l'aveva portata alla Spagna, l'aveva portata lui. Sì, Mastrotta. Quanto arrivi al coso? Quanto arrivi alla televendita, signori? Ma la televendita c'era anche Alessandro Greco, che esatto, poi è riuscito. Meno male ce l'ha fatta. Perché sicuramente per fortuna. Vabbè, insomma, ne abbiamo tanti e validi. Perché sì, prendiamo però, Jerry Scotti. Lì, poi dopo rientrate dentro. Jerry Scotti è bravo. Difficoltà. Difficoltà perché? A proposito delle televendite, è risbucato sulle televendite. Quello che faceva la trasmissione con la Cuccarini, come si chiama? Porca miseria. Con la Lorella Cuccarini, tanti anni ma fa. Ma il marito della Rossi, no, il marito della Carmen Russo. No, il marito della Carmen Russo non è il coso, come si chiama? Fallo, è Tucciolo. Sì, il ballerino. Ballerino. Tucciolo era un altro che faceva il ballerino, era... è morto da DS anche lui. Ecco, che culo. Enzo Paolo Turchi, sì. Sì. Fallo scenografo, lui. Quello faceva anche Scherzi a parte all'epoca, insieme alla Cuccarini, ma se non mi viene il nome di lui... Ma un presentatore anche a me uomo? Mi sfugge, sinceramente. Sì. Che poi ebbe un malore, anche lui è stato via... Ma quello era Columbro. Marco Columbro. Sì, lui ha avuto problemi di salute, sì. Dal sì, quel momento poi è uscito... Anche lui... Non so se ci era venuto qualcosa simile. Un ictus. Sì. Come si chiama? Quello ci ha abbandonato. Sì, A Frizzi. Frizzi. Fabrizio sì, Frizzi. L'ho rivisto ieri a vendere, non mi ricordo che Capro vendeva, se materassi. Condizionatori. Sì. Sì, perché ora c'è o condizionatori o materassi o le stufa pellet. No, queste sono le stufa pellet d'inverno, ora condizionatori. Certo, no, ma faccio per dire, a girare ogni il stagione. Materasso tutto l'anno, perché dormire dorme tutto l'anno. Ah beh, quello sì. Però quell'altro... Sì, però... Sai, come uno dice, ognuno deve tirare l'acqua in mulino, perché sì, sì, bisogna mangiare alla fine. Sai cosa c'è? Che i programmi sono belli. Perché sono belli i programmi, cioè comunque sono curati. Ci sono, nel sì, minimo dettaglio, validi, cioè come luci, musiche, sì, cioè, per carità, cavolo, di sono da capogiro. Vabbè, cioè, poi sono bellissimi. Ora l'attrezzatura non è più a livello tecnico esagerata, non è più come quella di 30 anni fa. Eh no, assolutamente. Cioè ora comunque full HD, 4K, a parte 4K ancora. Lascia in Italia fare, non ci siamo, no, c'è già. Soltanto per metterlo c'è già, in tasca, ecco, a quelli che l'hanno comprato. Allora c'è Sky, è già in sì, ecco. Le ha dato il nome di Super HD, però è quello, è 4K, sì. Sì, però addirittura sono già uscite le telecamere in 8K, ecco, perciò ecco, è un continuo, eh sì. Beh, da una parte, poi, una parte è bello, perché comunque più si va avanti, più la tecnologia avanza e più è bello. Però vedi, uccide anche tanti mestieri, secondo me. Per farti un esempio, quando si faceva televisione in analogico, io avevo l'attrezzatura. Cioè, fare il cambio di attrezzatura per me era impossibile. O facevo un chiodo, ma... un debito grosso con la banca, e poi come andava a finire? Però all'epoca era possibile farlo, fra virgolette, perché chi si è messo a fare il freelance all'epoca come cameraman, ti sto parlando, guadagnava bene a servizio. Ora ti danno una miseria e te c'hai comunque un'attrezzatura. Se arrivate alle scorte. Dipende quello che uno magari fa, cioè anche al giorno d'oggi, faccio per dire, ci sono i cameraman che i freelance, per l'appunto, sì, no? Che vanno a girare e magari non hanno, c'è chi ha il materiale adatto, c'è chi non ce l'ha, capito? Però a giorno d'oggi uno va sempre cercando il meglio. Se con 500 euro tu ti compri una telecamerina di mega favoloso. No, stai buono. C'è della roba di GVC, farei vedere cosa non guarda, fa. Per tele, allora, per fotocamera buona. Serie si va dai 12.000 euro
in su. No, adesso sì, no, ma che calafo. Ascoltami, quando si parla di televisione e broadcasting, non puoi andare con la telecamerina sega, assolutamente. Io no. Vedo quelli, so, guardo quelli di Report, quelle sono le... che hanno una telecamerina che costa sul mercato della Sony, ma costa sono... 1200 euro. Sì, ho capito. Fate le riprese. Ma sono spettacolosi. Ma non, sì, però, sì, ma sì, non sì, hai ottica. Però è diverso a livello di color, capito? È quello che cattura. Cioè, se prendi comunque un attrezzo di fotocamera da 2000 euro, una signora fotocamera, però se vai sui 10.000 euro, 12.000 euro, cioè clicchi un tasto, ti fa già tutto l'automazione e tutto l'automatico anche come color. Guarda, è al contrario, perché il broadcasting e il professionale di c'ha tutte le funzioni che vuoi, però ti permette, e il bravo cameraman e il bravo fotografo lavora in manuale, sì, sia come diaframma, sì, apertura al diaframma, fare il bianco, sono tutte tecniche che comunque devi fare in manuale. Le macchinine belline, per carità, da 500 euro fanno tutto in automatico, poi rischi di fare puffi, nel senso che la gente la tiene in blu. Certo. L'esposizione può essere sottoesposta o sovraesposta, perché comunque decide la macchina l'apertura del diaframma, che è elettronico e non manuale, sì. Le ottiche serie, l'apertura del diaframma è manuale, può essere comandato anche elettronicamente, ma visto che la misurazione della luce non è uguale, perché se te c'è uno sfondo molto illuminato ma devi fare la ripresa qua e lui mi fa la misurazione sul fondo, lui mi chiude il diaframma e te mi viene una faccia scura. Pertanto, se sei un bravo cameraman, te ti prendi le misure. Ecco perché c'è chi fa anche il video editing. Se poi c'hai, cioè il cameraman serio va in giro con una macchina che ha le funzioni manuali e soprattutto il buon vecchio esposimetro. Perciò io vengo lì accanto al tuo viso, misuro quanti lux ci sono e da lì faccio il diaframma, punto. E lì la ripresa. E quello rimane. E quella è. Quella è la ripresa seria. Poi con le macchinine ci si può divertire quanto volete. Però una macchina seria, diciamo che dagli 8-9 mila euro in su si può andare. Al di sotto non dico che è tutta fuffa, però non siamo sulla, non ha quella qualità. Non siamo sul professionale, capito? Siamo ancora nel mezzo. Basta pensare all'epoca, vabbè, il primo Betacam con cui sono uscito io in spalla, 110 milioni il corpo macchina e l'ottica. Ma quanti anni fa? È uguale, ma i prezzi sono, se vai a vedere il professionale, il broadcasting, i prezzi sono ancora quelli. Basta pensare che le ottiche buone ti vanno dai 2000 euro, quelle buone che non fanno rifrazione, che non ti spaccano luce, non fanno casino, vanno da 2000 euro in su, perché hanno le lenti certificate. Al di sotto sono schifezze, capito? Un buon microfono, guarda. Meno male che noi facciamo i cantanti. Un buon microfono. No, ma guarda. Se... insomma, è la stessa cosa. Sì, sì, è appunto come sta dicendo lui. Ora sta prendendo un esempio del microfono. Sì. Allora, noi l'MD441, non so se lo conosci. Come Sennheiser. No? Come no? Quello argentato con testa. Io ce l'avevo a Telelibera Firenze. Si parla del 1979-78. Ho detto, porca miseria, ricerco, seconda mano, magari sono da cambiare la capsula, da revisionare un pochino, costeranno una... No, costa sempre tanto Sennheiser. Sì, lo sai, ma... costa sempre tanto. Seconda mano 400 euro, e nuovo 8,89 scontato, se non 9,80. Se tu pensi uno di questi qui, quelli nuovi che fanno radiofrequenza, se ne vuoi uno normale con 150, 200 euro, tu ne compri uno buono. Ma se vuoi quello buono, buono, con 3B, ci vuole 600 euro. No, sono pochi. Sono pochi, perché la centralina Sennheiser con un microfono e ricevitore... da 2000 euro in su, bravo, quello buono. Costa 2250, sì. che tra l'altro è lo stesso prezzo di quando uscì, cioè... raffrontato con lire. A Tele90 si comprò il primo radiomicrofono, perché sono quelle marche che tengono sempre i prezzi, capito? Ma soprattutto la qualità è tipo come c'è qualità, dunque, capito? Il prezzo di quello è tipo come la Apple, no? Esatto. Cioè non abbassano i prezzi, perché comunque la qualità è ottima, c'è poco da fare. Era finché non hanno mandato finché tutto non è made in a fare alla Foxconn, che dopo 3 anni ti si guasta un oggetto che costa 4.000 euro.
è un po' di torsione sessuale, sì. Cioè sì. Giramento di coglioni. Speriamo di no. Speriamo di no. Che non cioè, sia il così. Il guaio di quelle macchine, da quando sono in mano alla Foxconn, è quello lì. A me mi hanno portato un, ti parlo di un annetto e mezzo fa, due, un professionale, computer che usa una... dove fanno le stampe, insomma, okay. Una tipografia. Una tipografia, sì. 5.000 euro d'oggetto, corpo in alluminio, bellissimo, scheda madre partita. È lì... Dopo 3 anni. La scheda madre 1.800 più IVA. Dopo 3 anni ti gireranno un po' le palline? Certo, perché comunque sono cose che vanno dai... cioè un Mac buono comunque dai parte dai 5.000 euro in su, tutto assemblato perfettamente. Esatto. Beh, bello, io quando l'ho aperto ho detto cacchio. Poi sono arrivato lì a vedere perché non partiva e tu fai la classica prova su tutta l'elettronica, il famoso sistema PAC. Sì. A volte perciò prendi la testa del cacciavite, non la parte certo. In ferro, e batti per vedere se c'è un falso tum, acceso. Erano partite le saldature sul processore. E non li fai, cioè, puoi fare, c'è una tecnica, si chiama rebolling, cioè rifare le saldature, saldature fatte a pallina. Costa 600 euro e non c'è la garanzia che funzioni. Ecco. Perciò, trattate bene questi oggetti. Assolutamente sì. Fateli respirare, nel senso devono stare in ambienti dove c'è passaggio d'aria, perché se riscaldano, guarda, che ti sei Riccardo, cosa ti sei mangiato? Un vitellone? Ti sei mangiato una slippa di omono di schiacciata con i pomodorini, sarà stato 1,2-1,3 kg. Sì, sì, ma è un ragazzo. Sì, sì, mangia po'. Come dico sempre io, Riccardo, è meglio vestirlo e dargli a mangiare. Devo dire che ha mangiato un cardellino. Sì, chip. Infatti, vedi, svolazza pure per lo studio. Allora, guarda come svolazza. Svolazzo. E arriva in postazione. Lo sai, ho visto un drone che ci sta una persona sopra e vai a giro. Un dronettino grande, come più piccino di questa stanza. Te ti metti a sedere e te lo guidi. C'ha 6 ventole e vai a giro. 6 eliche. Guarda grande. Esatto. Ma guarda, stupendo. Centrale. Poi ti rovesci. Dura 15 minuti. Ma dove è il pilota? Come quando a me mi dicono, facendo anche l'antennista, lo sai, no? C'è il tetto bagnato, però ha smesso di piovere. Sì, ma se scivolo, poi lei fa, dov'è l'antennista? Io rispondo, di sotto! E l'altro giorno ho visto c'è le zanzare. Un tagliaerba grandissimo, e questo tavolo radiocomandato, c'era uno lo guidava con la joystick. Mai visto. Con i rossi, i cingolini. Ma si parla di tecnologia? Eh sì, come... mi affascina. Come si chiama il robottino, no? Il tagliaerba. Oscar oppure sì. Ambrogio. Oscar. Sì. Ambrogio, sì. Ora si chiama Ambrogio. Ambrogio. Ambrogio, no? Praticamente lo comandi dal telefono tramite il Bluetooth, cioè fai tutta l'impostazione dell'orario e se va a sbattere da qualche parte lo piloti dal telefono tramite il Bluetooth. Pensate alla tecnologia al giorno d'oggi. Vabbè, te pensa, cioè, alcune case sono tutte in comandate da cellulare, tutto wireless. Una che ho fatto, ti parlo di una delle prime, non hanno fatto anche la bambola che si comanda dal cellulare. Lo sapevo io, lo sapevo. Gira, rigira, si casca sempre. L'evoluzione della Riandone, adesso si guida dal cellulare e lei ti dice quanto senti a casa la ciao sera, amore, come lei, va? Va così, dice vieni qui, mettiti a sedere accanto a me. Ma ti cucina anche? Però ancora non prepara la pasta. Oh, io dubbi. E non allora, li assetta a casa. Ecco pure. Quanto ti assetterà a casa e preparerà la pasta, potremmo farci un pensierino. Anche un leasing. Pure. Comunque, uno dei primi appartamenti che ho fatto io aveva il server interno che lavorava con Windows 98. Ti rendi conto? Tutto il software di questa ditta lavorava solo con Windows 98, però aprivi la porta, chiudevi la porta, accendevi il riscaldamento. Con Windows 98. Attivavi l'idromassaggio. Preparavi l'idromassaggio, accendevi il televisore. Ti sei stupito anche te quando hai visto Windows 98? Come Windows 98? Invece... Ma può essere che qui software lì l'abbia messo anche nel chip e c'ha nella pompetta il Sibio? Chi? Il chip.
Ah, lei fa segno. Guardavo l'orario. No, no, siamo in addirittura da lì. Pensa se sei in stortura. Riesci ad andare a farsi proprio fattacci. Poi ci dovete indicare la strada, come uscire da qui, Perché devo mangiare il pesce. Guarda, più facile. Voi avete fatto il giro pesca quando siete arrivati. Ma per arrivare abbiamo girato dove c'è l'auto, uscendo dalla porta della radio, a destra e poi a sinistra, basta. Sei già in via delle ruote. Poi inizialmente eravamo a passo veloce, poi Nadia ha visto il mercato, capito? Quindi ha rallentato il passo. Ma c'è una zanzara. Ora me la mangio. C'è un condimento, ci sono quelli. Ce l'hai, ci metto la zanzara sui salamino. Gli stecchini per prenderlo. Certo. Ma porca fascette. Faccio il sushi di zanzara. Posso creare degli stecchini per le zanzare? No, per pigliare i salamini. Ma prendeteli a mano, non fate gli schizzinosi, mamma mia. E chi schizza è anche noso. Bravo. Bravo. Ma sei affascinante. Sì, Sì, hai un pezzo di pomodoro fiancato con i denti. Sei veramente meravigliosa. Io te l'avevo detto, quel panino arrotto dentro ti rimaneva tutto dentro la bocca. Perché ecco, che, dentro. Ecco che bussava in studio. Era il pizzaiolo. Perché era rotto dentro, ma se era rotto fuori? Quello lì non so dove poteva rimanere. No, vero? Non lo so. Io sentirei un altro pezzo dei nostri amici. No, ora rimandiamo perché a quello che ho capito vogliono. Volete? No, non vogliamo. No, non è che voi... dobbiamo. Non dobbiamo tutti. Avete un concerto? No, stasera. Abbiamo un altro appuntamento stasera. Sì. Capito. Cioè, lavoro. Non volete, ma dovete. Sì. Esatto. Appuntamento, yes. Appuntamento con appuntamento. Quando fa? Sì, assolutamente sì. Ma ora cosa c'entrava? Me lo spieghi? Mettiamoci un altro pezzo. No, poi ora ci riascoltiamo. L'ultimo singolo. L'ultimo singolo in chiusura, a parte abbiamo aperto con quello e chiudiamo con questo, con giustamente. Dice. Perciò Nadia e Francesco, l'ultima canzone che è uscita ora, quanto è uscita? Il 5 giugno. Perciò è fresca fresca. Sì. L'ultimo singolo di Nadia e Francesco, Amati, poi dopo faccia pubblicitaria. Okay. Perciò a dopo, ciao. Di te stessa ti accendi sempre più i turbidi pensieri, è un angelo il tuo corpo riflesso nello specchio con i suoi desideri, e intanto scivola l'arcipelago delle tue fiamme dentro naviga. Quell'impulso che muove le dita in un graviglio di selvaggi seti, immagina tutto ciò che puoi immaginare. Amati, graffiati, amati, spogliati, amati, prenditi come sai fare tu. Stessa, ti copri sempre più di dolci trasgressioni, tu figlia della notte, profumi del tuo corpo e delle tue passioni, e mentre palpita l'insaziabile sensualità dentro mi scalpita. Quella voglia di averti vicino in un enigma di assurdi venti, immagina tutto ciò che tu puoi immaginare. Amati sempre più come sei.
Florence International Radio in onda con le incursioni. Prendi un, che ne so, Salvatore? Ma tu ragazzi, dove li avessi fatto una zuava? Prova un po'. No, ma i pantaloni alla zuava. Prova. No. Interruttore, fosse a interruttore, guarda l'interruttore. Prova. Vedi, sei un pirda. Ma perché? I microfoni seri l'interruttore non ce l'hanno. Infatti, l'unico Sennheiser c'è qua dentro. E qua. Ma siamo già in onda? No, siamo sempre in onda. Siamo in onda. Siamo una bella nuotatina. Francesco e Nadia, Nadia e Francesco. Di che stavate parlando? Nadia, Alex e Francesco. Te ti sei perso due bravi cantanti. Suca! Lo so, è una cosa più. Cioè, allora, ma devi aprire il padiglione di Eustachio. Tanto non mi sente. Ti sei perso due bravi cantanti. Perché sono qui? Parla al microfono, pirla! Dicevo, sono qui, non li ho mica persi. E invece no. Hai perso l'ascolto dei brani, ma lei insomma. Ma vi hanno registrati? Assolutamente sì. Quindi, ah già, infatti domani è arrivato, c'è la trasmissione completa in replica. Cioè, okay. Cosa pubblicizzate, mettete cartelli. E se fate... no mi fa certo. Fare un replay per me, un altro, una cantatina ancora, replay, no? No? Ma chi c'ha? Che lui è arrivato Trump. È arrivato Putin. Fate del microfono. Comunque sera ce lo portiamo insieme. Canteresti qualcosa, diciamo, per me? E facciamo lo scoop e abbiamo il mostro. Non può, sono disponibili. Comunque voglio ricordare a tutti i nostri amici che ci possono trovare sul nostro sito web nadiafrancesco.com. L'ultimo singolo, Amati, lo possono trovare in tutte le piattaforme digitali. Poi, come dico sempre io a tutti gli amici, basta scrivere Nadia e Francesco su qualsiasi motore di ricerca ed ecco che Google parla di noi. Casualmente, casualmente venite fuori voi. Esatto, basta scrivere Nadia e Francesco. Che ecco. Vuol dire che è stato digitato più di una volta. Parecchie volte. Diciamo così. È indicizzato bene il sito. Diciamo se così. No, diciamo. Esatto. Se il sito non è indicizzato, no. Come disse l'indice. Nadia e Francesco. Appunto. Chi è Nadia e chi è Francesco? Nadia, Nadia Francesco. E Francesco. Nadia. Nadia. E Francesco, Francesco. Oh, non è Nadio e Francesca A. Oh. Ma tutti dicono Nadia e Francesca, chissà perché. Vabbè, succede. Suona meglio forse. Ma io prima lo chiamo. Di prima chiedo Francesca. Che genere così. Cantano? Musica italiana. Sì. Cover? No. Anker. Anker. Cover, anche. Anker. Sono cantautori? Yes. Siamo... Non cantautori, di no, no, cantautori. Fate caso, a Bronzi gli danno. Sono anche allegri? Sono anche allegri. Sì. Per sempre allegri. Direttamente l'Ips. A chi? Dopo quanti mojito? Ti danno 20 euro tutti i giorni. Magari. No, non beviamo. No. E che fate? Entrare a stemmi qui dentro? No. Che, in che senso? Noi siamo nei vastenici. Ha detto non beviamo. Niente, no, non sia, allora, sì, qualche non, volta non sia, volta. Non sia stelle, io qualcosa di dolce, ecco. Ah, ecco. Anche degli aperitivi fai dolci, gli amaretti, l'amaretto, la sambuca, il genere che si, deve, si definiva femminile una volta, sì. Come tipo sì. Di ma è già zuccherato? No. No, eccoci, non è zuccherato. Me lo devo zuccherare. Cioè, fammi sentire qualcosa. Ragazzi, è stato. Pure. E manca. Ah, sì, oddio. Si potrebbe, i nostri amici. Si potrebbe chiudere la trasmissione con. Si rimanda un pezzo. Si chiude la trasmissione. Saluti, baci, abbracci. Abbracci. Cugini, zii, nipoti. Sì, siamo in chiusura. Perciò, certo, salutiamo pezzo... tutti. Ringraziamo voi dell'ottima compagnia. Siamo grazie stati benissimo. Grazie per il caffè. Voi, siamo in chiusura? Eh sì. E ringraziamo anche il nostro produttore artistico Umberto Napolitano e i nostri insomma, collaboratori come Simone Papi e Roberto Bassi. Bassi insomma, che sono veramente dei grandi. Che si rimanda? Dai, la canzone di Paolo e Francesco. A piacimento di Florence International. A piacimento di Florence International. Avete qualche data da pubblicizzare? Allora, sì, il 23 giugno siamo ospiti al Teatro di Bologna. Poi abbiamo altre cose, però... Il 30 a Milano? Il 30 saremo a Milano, in un grande locale di cui non ricordo mai il nome. Il 15 agosto siamo... Il 15 agosto siamo... Il 15... Mandateli, postateli sulla pagina di... Come no, come no. Ci possono trovare appunto su Facebook come Nadia e Francesco, il Made in Italy. Il Made in Italy non l'ho...
non l'abbiamo deciso noi, ma l'hanno deciso comunque i grandi network indipendenti all'estero. Perché esportiamo la musica italiana, la bella musica italiana, così è stato scritto. E quindi grazie, grazie di questo, per questo onore. Benissimo, allora ringraziamo Nadia e Francesco, o Francesca e Nadia, o Nadia e Francesca. Come più vi piace. Francesca, 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 Nadia e Nadio, ormai siamo così. Siamo angeli. In onore della mia presenza, ecco, voi mandate sì, perché, qualcosa che purtroppo non sono riuscito a sentire, che ho tanta voglia di ascoltare. 80, 80 e 90, 90 e 2000. 90, perciò ci riascoltiamo. Okay. Angeli, dopo di che sigla, perciò saluti a tutti da Riccardo Pini, ciao. Alex Baracani, Daniele Bronzi, Nadia, Francesco. Avevo un dubbio. Salvatore. A Soreta, Salvatore. Angeli, Nadia, Francesco. Ciao, ciao a tutti. A ciao. Buonasera. Ciao. Ciao, ciao, ciao. Lei guarda lui, lui guarda lei, e che succederà? Gli sguardi si accarezzano, ci si capisce già. Comincia il gioco, aiuto, a fuoco. Due labbra che si guardano e il desiderio va. Lei tocca lui, lui tocca lei, si pensa e poi si fa. Si accende il fuoco, aiuto, è un rogo. Angeli che volando vanno su, angeli con le ali che si intrecciano, angeli che non ce la fanno più, angeli più su e si giura che non finirà. E si sogna che bello sarà. È la cosa più immensa che hai. Danzi, ridi e ti chiedi che fai. Lei guarda lui, lui guarda lei, e che succederà? Gli sguardi che si sfuggono, ci si capisce già. Finisce il gioco, aiuto, a fuoco. Due labbra si allontanano e non c'è più pietà. È colpa mia, è colpa tua, però non servirà. Si spegne il fuoco, aiuto, è poco. Angeli che cadendo vanno giù, angeli con le ali che si spezzano, angeli che non ce la fanno più, angeli più giù, e ti giuri che non si rifà, maledici chi non ha onestà, e di colpo non sai più chi sei. Urli, piangi e ti chiedi che fai. Angeli, angeli. Finisce il gioco, aiuto, a fuoco. Angeli. Le incursioni barbariche, il programma che non c'era. Contenitore di larità musical culturale con Alex Baracani.
Daniele Bronzi, Pierpaolo Pini e Riccardo Pini. Scritto a braccio e anche coi piedi. Musica degli Alien Roy Group. Into this world we're thrown.
Like a dog without a bone, an actor out on loan, riders on the storm. There's a killer on the road.
got word, or you know, I've got mine. She got Latin roots, she got everything. Vuoi fare l'affare della tua vita? Hai mai pensato di metterti in proprio? Il bar Notte di Caffè, caffetteria, punto pranzo, primi e secondi piatti, è in vendita. Ottimo per conduzione familiare, trattativa privata. Locale di 80 metri quadri, ben avviato. Bar, caffetteria, punto pranzo, primi e secondi piatti, panini e tanto altro. Se siete interessati per maggiori informazioni, non esitate a contattarci allo 055 051 6575. Trattativa privata.